Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa lezione collettiva che si configura come un dizionario di mediologia della guerra in Ucraina. Allora, fatemi dire subito una cosa che non voglio che suoni come retorico. Sono molto emozionato perché è il mio primo webinar da ospite dove, per questo è il primo motivo, ma il secondo motivo è che i miei ospiti sono tutti persone che conosco, che stimo, amici, colleghi, e quindi questa cosa, diciamo così, mi rende ancora più emozionato dal punto di vista non solo per l'evento che abbiamo organizzato, per la disponibilità e per tutto il coinvolgimento. Anzi, vorrei subito ringraziare tutti voi relatori per esservi fatti coinvolgere da questo progetto. Allora, chiedo solamente dal punto di vista organizzativo, chiedo alle persone che stanno partecipando come ascoltatori, come persone coinvolte, di spegnere sia la webcam che il microfono, cortesemente. Allora, dunque, da dove nasce questo progetto? Allora, questo progetto nasce fondamentalmente dalla voglia di confrontarci su due temi. Il primo è sicuramente su come la guerra in Ucraina sta sostanzialmente cambiando un po' l'ambiente in cui sociale, prima ancora che comunicativo o contemporaneamente, diciamo così, in cui stiamo vivendo in queste ultime settimane. E no, è questo il primo aspetto. Il secondo aspetto è che mi sembrava una buona occasione per utilizzare l'approccio mediologico come strumento per interpretare quali sono i processi che sono alla base di questo specifico, fatemelo dire un po' in maniera un po' evocativa di questo momento storico che stiamo vivendo. Questo è il motivo che ci ha portati a fare questa cosa. Devo dire la verità, l'idea di fare un webinar coinvolgendo tutte le persone che si riconoscono con l'approccio mediologico, quindi con uno studio dei media in maniera approfondita, dettagliata, come punto di partenza per interpretare il contemporaneo, è venuta a Giovanni Fiorentino, che ringrazio soprattutto per il suo ruolo di attivatore. Nel senso che, diciamo così, questa cosa è nata da una chiacchierata con Giovanni. Giovanni ha detto: ma perché non facciamo una cosa di questo tipo? Quindi grazie Giovanni Fiorentino più che altro per avermi tolto dal mio torpore organizzativo, che fondamentalmente dal mio torpore organizzativo, e soprattutto per aver colto un'opportunità che secondo me per noi è molto succosa, cioè il fatto di confrontarci come gruppo di studio e di analisi per quanto riguarda la questione della mediologia, ma soprattutto mettere alla prova il discorso mediologico su dei temi che ci stanno ovviamente riguardando da vicino come cittadini, come studiosi e come persone in senso lato. Questa è la mia rapidissima introduzione. Giusto qualche annotazione dal punto di vista organizzativo. Per i relatori, quando lascerò la parola, appunto, io farò una breve presentazione sia delle persone che aprono e della persona che chiude, mentre noi diciamo così che discuteremo le singole parole chiave, quindi coloro i quali hanno una parola chiave attraverso la quale interpretare la crisi ucraina, vi chiederò appunto di succedervi, qualora non vi ricordaste la sequenza, non vi preoccupate, magari io come voce fuori campo vi chiamerò diciamo così, al palco, questo palco diciamo così, virtuale e metaforico. Quindi io farò parlare prima, come da locandina, ma anche con estremo piacere, prima a Giovanni Ragone, poi lascerò la parola a Manolo, perché se non sbaglio è il primo in ordine, avendo scelto una parola chiave che inizia in ordine alfabetico, e poi da Manolo via via tutti gli altri. Ricordo a tutti i relatori delle keyword che abbiamo 5 minuti a disposizione, quindi gettite il tempo come meglio credete a vostra disposizione. Io, quando saranno in avvicinamento della scadenza dei 5 minuti, apparirò tipo, non so se vi ricordate la touch che spuntava su Word quando ti doveva dare i consigli. Spuntava questa touch, diceva: salve, sono un aiutante digitale. Giusto per rendere un po', diciamo così, per fare un po' il timing dei tempi. Perché poi, alla fine, una volta lasciata la parola ad Alberto Abruzzese, che farà le sue conclusioni, vorrei, qualora restasse del tempo, lasciare lo spazio
agli interventi, perché sicuramente ci sarà qualcuno che vuole dire la sua, perché c'è un sacco di persone, noi, sia come relatori che come persone che stanno seguendo e che ringrazio per essere presenti qui insieme a noi in questo modo, diciamo così, non assolutamente irrituale per affrontare queste cose. Mi taccio. Allora, buon lavoro a tutti. Io in qualità di ospite, diciamo così, Università di Catania, Davide Bennato, vorrei subito presentare chi apre l'incontro, che è Giovanni Ragone, ordinario di Mediologia all'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno a tutti, sarò effettivamente molto sintetico, mi limito a presentare e a fare due o tre osservazioni introduttive, vista la ricchezza di questi contributi. La guerra, lo sappiamo, l'ha già detto Davide Bennato, con il suo indicibile orrore, diciamo, questo perturbante che si affaccia a livello mondiale. E anche con una certa sorpresa, diciamo, è arrivata come un cortocircuito, ha fatto ulteriormente accelerare trasformazioni nelle strutture, nei processi della cultura, processi che però erano già visibilmente da tempo in fase di surriscaldamento insostenibile. Come mediologi possiamo osservare la guerra, cercare di comprendere qualcosa, riflettendo secondo i nostri focus tradizionali e condivisi da, credo, da tutti gli studiosi che oggi si impegnano in questo embrionale dizionario, vale a dire il focus sull'evoluzione e i fenomeni descrivibili nella mediamorfosi, nella trasformazione dell'ambiente nei media, il focus sulla produzione e rifunzionalizzazione degli immaginari, che rimette in gioco la durata, la storia, le strutture delle mitologie collettive. E qui inoltre interessa la dimensione produttiva e creativa che anche la terribile evenienza della guerra, come sempre, sollecita. Queste sono le direzioni costitutive della mediologia che in questa occasione vediamo convergere e dialogare tra loro. Penso che gli interventi di oggi potranno indicare delle tracce di ricerca, naturalmente, più che delle risposte o dei risultati. I temi sono già tantissimi. Però vorrei aggiungerne qualcun altro, soprattutto di sfondo e anche con l'esperienza di chi per età ha vissuto tutta la lunghissima fase di transizione dalla società dello spettacolo e dei consumi più o meno all'avvento della network society. 15 anni fa, in un libro importante, La globalizzazione e la fine del sociale, Alain Touraine descriveva l'obsolescenza di tutte le categorie con cui il Novecento aveva descritto le relazioni e i processi. L'intreccio fra digitalizzazione e modelli economici liberisti, secondo Touraine, portava verso una desocializzazione spinta, lasciando gli individui di fronte alla sfida di un mondo prigione e alla sensazione angosciante di una totale perdita di significato. Sfera prevalente della costruzione dell'identità restava solo o quasi il consumo. Potrei aggiungere che non solo Touraine aveva ragione, ma che alla tendenza del modello economico dominante a non redistribuire i redditi ha coerentemente corrisposto un gigantesco sviluppo delle industrie, dei servizi, dei consumi, dei contenuti digitali in grado di offrire l'oisir a prezzi bassi. Dunque, sempre più nell'ambiente della virtualità reale e nel mondo digitale, i media sono al centro, la terza cultura, per usare il vecchio schema di Edgar Morin, che nel nostro secolo ha ancora sovrastato, fin quasi a sostituirla funzionalmente, la seconda cultura della formazione e del lavoro. Ma ecco che in un tempo relativamente breve, e del resto ci siamo rapidamente adattati alla violenta accelerazione data dall'avvento della network society, alcune delle tendenze mainstream che erano state individuate già all'inizio del Novecento mostrano segni di indebolimento, se non di rovesciamento. Lo sfondo di questa inversione di tendenza non è affatto indifferente quando andiamo ad osservare la guerra. Dico solo alcune cose. Primo, la fiducia nei media, in generale nella comunicazione, nelle tecnologie digitali, social media, post-televisione ibrida, piattaformizzazione, intelligenza artificiale applicata, ha iniziato a mostrare la corda dopo gli entusiasmi per il Web 2.0. Dopo gli episodi intorno a Wikileaks, più o meno, si è entrati in una fase di guerriglia, di consapevolezza diffusa sui sistemi, gli attori, l'enorme potere accumulato dagli stakeholder principali, i rischi del controllo e così via. Inversamente, la sfiducia nella politica, intesa come puro campo da gioco sul potere, indifferente, obsoleto, inadatto a risolvere le crisi in modo competente e attivo,
che si era riversata nella credenza che fosse irreversibile il prevalere delle tendenze populiste, sovraniste, demagogiche, nutrite da campagne mediatiche, dai botte e così via, ha iniziato anch'essa a mostrare la corda. Anche su questo piano, nella fase della pandemia, soprattutto, si è entrati in una fase di guerriglia, di consapevolezza diffusa e perfino di consenso attivo. Più in generale, di sfondo, è entrato in crisi il trend di un'accelerata globalizzazione della cultura sotto l'egemonia dell'industria culturale a direzione americana, che seguiva l'estendersi del modo di produzione informazionale. Non più solo per lo scontro con identità resistenziali, come sosteneva Castells, ma per il deciso riemergere di un conflitto fra modelli culturali, sociali e politici. Ora, paradossalmente, è chiaro che la globalizzazione può portare essa stessa alla catastrofe e dunque che potenzialmente richiede la ricerca di un riassetto che favorisca la convivenza e che di fronte al rischio sempre più incombente di un'ecatombe planetaria dovrà essere ricercato un problematico riequilibrio sia nell'economia che nella condivisione di regole, in primo luogo tra i grandi poli dominanti, quello occidentale, l'Europa, l'impero sovietico, la Cina, ci metterei anche l'India. Su questo sfondo in movimento riemerge la guerra, una guerra convenzionale e partigiana, fatta però con tecnologie digitali, una guerra modellata sul tardo Novecento, ma in un mondo iperconnesso e ipermediatizzato. E la guerra investe nell'orrore, ma anche nella ricerca di senso, l'intero ambiente dei media. Anche se si cerca di controllarla e di confinarla, diventa il catalizzatore di rapide e violente riconversioni. Sono i temi di cui credo che tutti i nostri colleghi e nemici parleranno oggi. L'infrastruttura violenta, brutale, potenzialmente autodistruttiva del sistema, il vecchio gioco, la riconversione delle crisi del capitalismo in economia di guerra, le campagne di persuasione propagandistica, l'incombenza del perturbante non rimosso, lo strazio, la morte, la fuga per la sopravvivenza, tutto ciò è allo scoperto e si pone un out-out per tutti, elite, consumatori, soggettività diffuse, conflitti. Si possono avverare sia le peggiori previsioni, ossia una resa euforica e narcisistica all'inattuabilità del nuovo ambiente bellico e dei suoi corollari mediatici e culturali, sia un nuovo passaggio nella lenta introiezione soggettiva dell'interdipendenza, quel faticoso nuovo campo da gioco che Norbert Elias quasi un secolo fa ha iniziato a immaginare. E siamo qui per questo, le scienze umane possono aiutare a capire. Con questo auguri di buon lavoro a tutti quanti e un passaggio di consegne, credo, al primo relatore. Sì, grazie, grazie mille Giovanni. Diciamo così, le riflessioni sul tavolo sono molto, molto forti e molto, molto importanti e quindi a questo punto lascerei la parola subito alle voci di questo dizionario della mediologia della guerra in Ucraina, cominciando a dare la parola a Manolo Facci, Università degli Studi di Urbino, con autenticità. Chiederei a tutte le persone che adesso cominceranno a presentare le proprie keyword di presentarsi con nome e cognome e dire l'università di appartenenza, oltre che dire appunto la parola chiave che utilizzeranno come guida del proprio ragionamento. Davide, mi puoi dare il la condivisione? Subito. Grazie. Aspetta che sto facendo... Non ti vedo più. Eccoti. Ti metto in evidenza. Ok. E ti faccio diventare relatore appena. Ok. Dove posso? Dove sta la? Oddio. Aspettate, dov'è la cosa con me? Non si può mettere ancora condivisione. Aspetta, non so cosa è successo. Oh, ancora non ho iniziato, quindi sì. Non preoccupare. Non è partito il timer. Paura che qui... No, infatti ancora sta fermo. Ok. Non so. Puoi usare il PowerPoint senza mostrarlo?
Sì, era però che era mostrata, era più carino, diciamo. Lo Te lo mando a te, se so, no, no, ma vabbè. non ti vedo. Vabbè, posso anche parlare senza. Però c'erano delle immagini, però vabbè, adesso non è un problema. Guarda, comincio a parlare così, nel frattempo se riesco a risolvere la questione tecnica ti do la possibilità di proiettare il PowerPoint, va bene? Va bene. Ok, allora, innanzitutto grazie a tutti. Allora, noi sicuramente non sappiamo ancora come andrà l'esito di questo conflitto, però di una cosa siamo certi: l'Ucraina ha vinto e sta vincendo la guerra dell'informazione. E a mio modo di vedere la sta vincendo perché sta sollecitando uno dei più importanti fenomeni culturali della nostra contemporaneità, che è la ricerca di autenticità. Tanti studi, anche nell'ambito dei consumi, ci dimostrano che noi abbiamo bisogno di consumare luoghi, prodotti, e esperienze di autenticità. Abbiamo bisogno di credere che ci siano spazi delle nostre vite che sono guidati da affetti, emozioni genuine. Qualcosa che, ecco, perfetto. Ok. Vedete? Sì, in questo Ok. momento una slide bianca. Con scritta autenticità. Sì, è arrivato. Ok, noi abbiamo quindi bisogno di credere che esista qualcosa di autentico che si pone al di fuori delle logiche strumentali del mercato. E c'è un fenomeno che si chiama proprio di brandizzazione dell'autenticità che coinvolge oggi anche ovviamente la dimensione della guerra, come dimostra il caso ucraino. Quindi la mia ipotesi è che il successo della comunicazione dell'Ucraina deriva anche dalla sua capacità di soddisfare perfettamente il nostro bisogno di autenticità, il bisogno di autenticità del pubblico occidentale. Ora, il branding dell'autenticità, secondo me, avviene a tre livelli che qui ovviamente accennerò brevemente. Anzitutto a livello di comunicazione politica, di comunicazione mediata e di dibattito pubblico. A livello di comunicazione politica, ovviamente non possiamo non far riferimento alla figura di Zelensky e alla tre dimensioni della sua strategia comunicativa. La prima è la coerenza. Essere autentici per un politico significa far credere che si crede davvero in ciò che si dice. E fin dal famoso video, vi ricordate, per le strade di Kiev, Zelensky crea l'immagine di un leader che prende posizione per i principi che gli sono cari e li porta avanti fino alla fine. La seconda dimensione è la dimensione dell'intimità, che gioca proprio sul rapporto tra immagine pubblica e immagine privata, la famosa foto di famiglia, e che serve a creare quella relazione tra noi, e lui, che richiama il famoso concetto di interazione parasociale, cioè quell'illusione di familiarità che il pubblico di solito sviluppa verso le celebrità dello spettacolo e dell'informazione. Poi abbiamo l'ordinarietà. L'ordinarietà significa che Zelensky si presenta come una persona normale, in t-shirt, barba sfatta, quindi mentre Putin è brandizzato come Hitler, Zelensky è visto come uno di noi, no? Tutte le volte che va nel Parlamento non fa che ripetere questa cosa, noi siamo come voi. Branding dell'autenticità si dimostra ovviamente anche a livello di comunicazione mediata, la dimensione della spontaneità, dell'immediatezza. È importantissimo ricordare che fin dall'inizio sia il governo ucraino che lo stesso Zelensky hanno deciso di raccontarci direttamente la guerra in continuo aggiornamento, quindi di produrre un flusso di immagini aggiornate che va ad alimentare quell'idea di virtual togetherness, cioè l'illusione di essere sempre lì con loro. Quindi spontaneità e immediatezza. L'affettività, la strategia di comunicazione dell'Ucraina ci ricordano quella che Richard Grusin definisce comunanza affettiva, perché c'è una comunanza, una vicinanza affettiva tra quegli atti mediatici e quelle che sono le nostre pratiche mediatiche quotidiane. Pensate, no, ai meme fatti circolare dall'account ufficiale o del governo ucraino o ai video dei TikToker che umanizzano il conflitto. Quindi si crea un processo di vicinanza affettiva che rende questo conflitto profondamente diverso dall'idea della guerra mediatica iperreale, se vi ricordate, di cui parlava Baudrillard 30 anni fa. Qui l'alterità della guerra è ricondotta alla domesticità dell'intrattenimento digitale. E infine, e concludo, il branding dell'autenticità avviene a livello di dibattito pubblico. La guerra si è trasformata, suo malgrado, in uno scontro di valori, lotta del bene contro il male, quindi l'evento viene
ridotto, no, ad una serie di elementi primordiali e quindi autentici, quindi una riduzione della complessità che rischia, secondo me, di alimentare un'etica del sacrificio, noi stiamo combattendo per la vostra libertà, e un'etica della predestinazione. Se non avete il coraggio, Putin invaderà l'Europa, che innalza pericolosamente l'escalation bellicista. Quindi concludendo, se questo in questo conflitto l'Ucraina sta riuscendo a mobilitarci a sostegno della sua causa, come mai altre lotte di resistenza in stile Davide contro Golia erano riuscite a fare, e anche perché proprio la sua strategia comunicativa riesce a soddisfare perfettamente il nostro bisogno di autenticità, a rivestire la guerra di una patina di emozionalità autentica che sicuramente serve ed è efficace, ma che presenta anche rischi e pericoli di cui dovremmo tener conto. Grazie. Bravo. Finito. Ho 5 minuti in testa. Guarda, 5 minuti precisissimi, complimenti, complimenti, veramente. Un attimo che do lo spazio a Donatella Capaldi. Vi ricordo di dire il vostro nome e cognome, l'università di appartenenza e la parola che avete scelto. Sì. Buongiorno. Arrivo subito, eh? Sì. Allora, sono Donatella Capaldi dell'Università La Sapienza di Roma e la parola che ho scelto è catastrofe. Esattamente 100 anni fa, nel 1922, Karl Kraus pubblicava una tragedia in 5 atti, gli ultimi giorni dell'umanità, a cui lavorava già dal 18. Vi sono descritti quasi 500 personaggi tra Vienna e Berlino in rappresentanza di tutti gli strati sociali che dal giorno dell'assassinio dell'arciduca Franz Ferdinand a Sarajevo si mostrano incapaci di valutare l'evento e indifferenti davanti alla scintilla che farà scoppiare la prima guerra mondiale. Aveva inizio il secolo breve, secondo Osborne, il secolo delle grandi catastrofi, il secolo segnato dall'emergere di una nuova soggettività che non potrà più rimuovere l'immanenza della catastrofe, in particolare, dopo il 45, la paura della stessa estinzione dell'umanità. Quante scintille hanno annunciato le catastrofi di questi ultimi decenni, da Chernobyl a Fukushima, alla fiammata della centrale di Zaporizhna, le torri gemelle, i roghi delle foreste, dolosi e non del climate change, fino allo spillover pandemico, alle correnti catastrofi migratorie e ora all'invasione dell'Ucraina. Negli ultimi tempi occorse con un effetto matrioska. La percezione collettiva è quella quindi di una catastrofe arricchita e stratificata che coinvolge simultaneamente tutti gli immaginari di riferimento. Un percorso di ricerca indispensabile riguarda dunque la teoria della catastrofe. Dobbiamo chiederci come le soggettività contemporanee abbiano interiettato nella loro perenne crisi la scintilla, l'orrore, lo spettacolo della catastrofe nell'era digitale, oltre il secolo breve. In un ambiente ormai prevalentemente virtualizzato dalla metamorfosi tra old e new media, l'Occidente almeno, ma non solo, si è costruito una soggettività schizzoide, scissa e oscillante. Da un lato la fiducia nella pianificazione e autoregolazione del rischio, sempre più affidata agli algoritmi che governano l'economia globale, soprattutto finanziaria, e dall'altro le ondate di sfiducia e sgomento davanti a eventi di immane portata. Secondo Ulrich Beck, quando si producono faglie che smentiscono le previsioni, si genera un circolo vizioso, ossia la paura viene incentivata dai media che cercano audience, ma non rispondono alla domanda collettiva di soluzioni efficaci. Emerge l'incapacità dei politici nella gestione dei problemi e il loro scarico di responsabilità e si profila il ruolo delle scienze, anche delle scienze sociali, nell'indicare risposte razionali, ma anche la scarsa efficacia del sistema politico nel metterle a frutto. Sullo sfondo, tuttavia, si agita una paura più sorda, che nutre tutte le altre, una paura che potremmo definire come paura della desocializzazione, della disumanizzazione, una paura che genera anche reazioni rabbiose e difensive e che spinge a rifunzionalizzare immaginari identitari o religiosi utili a creare consenso e a cercare scorciatoie ideologiche. A nutrire questa paura più sorda è un dato reale, ossia la frustrazione per l'incapacità del modello capitalista iperliberista di ridistribuire le risorse. Dunque, non siamo più colti tanto dall'indifferenza denunciata da Kraus quanto da una ipereccitazione dovuta all'ipercomunicazione della virtualità reale che segna l'epoca digitale.
Da una parte scatta il terrore della scintilla, di questi inneschi, anche metaforici, con il loro trattamento mediatico e il loro rapporto con i prodotti di fiction. Dall'altra subiamo il rapido adattamento al succedersi e alla volatilità di microimmaginari che si aggregano grazie all'enorme disponibilità di immagini, video, serializzazione dei luoghi e dei racconti, in grado a loro volta di connettersi a grandi serbatoi di narrazione della catastrofe. Vedere, infatti, non basta. Una decina di anni fa, la tara britannica, The Aerial Reconnaissance Archive, ha reso disponibili online 10 milioni di foto aeree della Seconda Guerra Mondiale, visibili anche i lager e gli effetti dei bombardamenti. Un grande scrittore contemporaneo, Peter Waterhouse, osservava in un suo racconto come questa iperfetazione di immagini finisse per escludere in realtà la capacità soggettiva di sentire e partecipare a un dramma epocale. Torna oggi l'ipervisibilità della guerra, torna nei media e soprattutto nella TV generalista, che è ancora un potente catalizzatore e aggregatore filtro di contenuti sui social. L'iperrazionalismo della geopolitica e le micronarrazioni emotive però non bastano, non spiegano. Occorre affrontare e interpretare le mitologie che sono il vero carburante della guerra e come mediologi disponiamo degli strumenti per lavorare. Ci aiutano gli studi sugli immaginari da Durkheim a Benjamin in avanti fino a Padurai, la critica dell'identità collettiva da Elias a Julien, le ricerche sui cambiamenti della soggettività entro i processi di riconfigurazione dell'ambiente dei media da McLuhan a Abruzzese. Sono tracciati da seguire per una nuova teoria della catastrofe, per confrontarci in modo consapevole con gli inneschi, con le scintille, puntando a governare paure, schizofrenia endemica e debolezze della politica. Grazie. Complimenti Donatella, avevi ancora 20 secondi. Peccato, guarda, mi sono bruciata una possibilità. Grazie Donatella, grazie. Grazie a voi. Adesso tocca a me. Eccomi qua. Allora, buongiorno a tutti, io sono Davide Bennato, Università di Catania, e la parola che ho scelto è cyberbalcanizzazione. Allora, lo so che può sembrare piuttosto ostico come tipo di termine, ma il concetto di cyberbalcanizzazione fondamentalmente insiste sul fatto che Internet, che nasce come spazio di libero accesso sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista sociale, nonché dal punto di vista linguistico, in realtà si trasforma in una dimensione politica e sociale estremamente frammentata. Il termine di cyberbalcanizzazione è un termine tecnico delle scienze sociali, soprattutto della sociologia dei media digitali e della digital sociology. Il termine più, diciamo così, più pop che si usa in questo ambito è quello che viene chiamato lo splinternet, cioè l'internet che viene sezionato, l'internet che viene diviso, l'internet che viene frammentato. Allora, devo fare una piccola, diciamo così, definizione tecnica. Quando si parla di frammentazione di internet, si può intendere la frammentazione da due punti di vista. O dal punto di vista tecnologico, cioè io non posso tecnologicamente accedere alla rete delle reti, noi dimentichiamo sempre, perché ormai ci siamo immersi, come l'acqua dell'apologo di David Foster Wallace, però fondamentalmente noi siamo immersi in internet, abbiamo dimenticato che internet vuol dire interconnected networks, cioè rete di reti interconnesse. Quindi la cyberbalcanizzazione, cioè lo splinternet, può essere resa come frammentazione sia impedendo l'accesso tecnico, sia impedendo l'accesso culturale o linguistico. Adesso vedremo come. Ovviamente il termine deriva dalla balcanizzazione, cioè dalla frammentazione dei Balcani all'indomani della prima guerra mondiale. Diciamo che la cyberbalcanizzazione è una strategia, prima fondamentalmente una strategia politica, infatti è la Cina al momento l'attore sociale sul palcoscenico internazionale che è meglio, nel senso diciamo così tecnico del termine, è riuscito a sviluppare la cyberbalcanizzazione. Infatti per la Cina si utilizza il termine della grande muraglia digitale cinese, the Big China Firewall, proprio in inglese rende il gioco di parola fra il firewall, lo strumento diciamo così tecnico di sicurezza che impedisce l'accesso, e invece wall nel senso di muro come muraglia.
È una strategia sia politica che economica, quella della cyberbalcanizzazione. La strategia politica, fondamentalmente la Russia sta innescando un meccanismo di cyberbalcanizzazione fondamentalmente come reazione alla limitazione della circolazione delle informazioni ufficiali che provengono dalla Russia, quindi dal ban dei contenuti russi che sono stati fatti sia nei grandi canali media, ma soprattutto in internet, soprattutto da parte di Facebook, perché Facebook ha avuto una reazione piuttosto forte nei confronti della Russia, tanto che per i paesi di lingua russa c'era la possibilità di fare discorsi d'odio, quindi che si desse una deroga ai discorsi d'odio fatti sulla piattaforma Facebook. Questo ovviamente ha creato il ban di tutto il gruppo Meta, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp in Russia. A proposito di WhatsApp per quanto riguarda le app di chat in Russia è seconda. La prima, come credo che molti di voi sappiano, è Telegram, perché è nata proprio da un imprenditore russo. C'è anche l'ipotesi di rendere sconnessa dal punto di vista tecnologico la Russia, l'internet russo dall'internet globale, e questo farebbe capire come in realtà internet è diventato non solo più un mezzo di banalmente di innovazione tecnologica, ma più che altro un mezzo di gestione profondamente politica e di controllo. Perché la Russia stava meditando, però erano semplicemente delle voci che sono state smentite dal Cremlino, di usare una strategia tecnologica diversa che impediva l'accesso fisico, proprio nel senso metaforico del termine, delle informazioni dall'esterno della Russia all'interno, quindi che proprio ci fosse un'incompatibilità, un po' come dei binari dei treni, no? Il passo dura fino a una certa dimensione per tutta l'Europa, in Russia invece metaforicamente questo eventuale passo dei treni e diventava completamente diverso, i binari completamente diversi, e quindi i treni non possono viaggiare. Perdonatemi la metafora infrastrutturale. C'è anche una strategia economica, e questa è la cosa più interessante. Questa strategia economica ha preso la forma sia dell'approccio delle piattaforme classiche, che sono più che altro linguistiche, ma ormai si sta innescando in un meccanismo di frammentazione culturale anche con piattaforme più nuove e più innovative, tipo Yappi, che è il clone russo di TikTok, o Rusgram, che è il clone russo di Instagram. Fondamentalmente, cosa possiamo desumere? Possiamo desumere che la piattaforma internet è diventata uno spazio culturale che ormai è sicuramente colonizzato dalla politica. La politica lo sta utilizzando come martello per cercare di intervenire in questioni globali, derogando più che altro al fatto che internet in realtà nasce per metterci in connessione prima ancora come persone, come soggetti di un mondo globale, e solo successivamente come utenti della tecnologia. Grazie, scusate se ho sforato qualche secondo, ma è difficile mantenere la gestione tecnica anche da rigore di contenuti. A questo punto io lascerei la parola ad Alfonso Amendola. Scusate che mi tolgo dal primo piano. Eccoci, Alfonso. Allora, grazie, buongiorno a tutte e tutti. Alfonso Amendola, Università di Salerno. La parola chiave che ho scelto è digital war. Inizialmente avevo pensato la parola digital Machiavelli, partendo da una serie di studi, soprattutto di percorso anglosassone, dove Machiavelli viene studiato nelle scuole di business e nelle scuole di social media, perché il suo pragmatismo, la sua capacità di studiare tutte le strategie possibili per vincere, e quindi vediamo in che modo il digital è centrale in questo discorso, e soprattutto il come agire in guerra evitando di muoversi sull'onda della emotività. Machiavelli resta come sfondo a questa mia brevissima riflessione. Una riflessione che analizza velocemente in che modo nel conflitto russo-ucraino il campo di battaglia è anche quello del digitale. Il digitale infatti sta giocando un ruolo nevralgico in questa battaglia, ma come vedremo anche in tanti altri interventi successivi. Kiev ha creato un vero e proprio esercito digitale, l'esercito.it, per combattere contro la Russia sul fronte assolutamente cyber. È centrale in questa riflessione, è centrale in questa guerra digitale, la figura di un giovanissimo ministro, Mikhail Fedorov, ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, che è anche vice ministro dell'Ucraina, quindi un ministero nevralgico appunto all'innovazione tecnologica. Che cosa ha realizzato questo ministro per sottolineare con vigore
quello che appunto Machiavelli indicava come l'utilizzo di tutte le strategie possibili. Fedorov ha creato un vero e proprio esercito.it, questa è la definizione che ha dato al suo percorso di militarizzazione digitale. E Fedorov ha fatto una sorta di chiamata alle arti, una sorta di adesione online, e lui, le parole che usa sono anche interessanti perché in totale linea della dimensione del nostro tempo digitale. Nella sua apertura di questa indicazione di adesione all'esercito.it, lui parla di necessità di avere talenti digitali, usa proprio la formula di talenti digitali, e ogni componente di questo esercito.it avranno dei compiti, tutta un'azione di compiti che saranno indicati, sono assegnati tutto online, e sottolinea sempre con una chiarezza comunicativa, ma la chiarezza comunicativa è un altro argomento su cui velocemente dopo andrò a indicare degli elementi, e lui dice: ci saranno compiti per tutti, continuiamo a combattere la nostra guerra anche sul fronte social, sul fronte cyber e sul fronte digitale. La necessità di avere specialisti informatici, e al momento sono oltre 300.000 cyber specialisti che fanno parte dell'esercito.it. L'età giovane di Fedorov, appunto 31 anni, un ministero nevralgico, transizione digitale, è fortemente all'avanguardia. Il suo discorso riesce a fondere sempre immediatamente nel piano comunicativo marketing e impegno politico. Addirittura le parole sono indicative: chiunque può diventare volontario della nostra digital community. Ci si iscrive attraverso il canale Telegram, e attraverso il canale Telegram si ricevono i compiti di azione digitale. Al momento ha fatto anche un elenco veloce verso contro chi le risorse web, le azioni digitali si stanno sviluppando, in particolare Gazprom, Lukoil, tutto il settore bancario, Sharebank e tutti i portali web del Cremlino e del Parlamento. In un'ulteriore dichiarazione, anche lui sulla scia del presidente ucraino, continuamente dà informazioni chiare, immediate, leggibili, in piena logica comunicativa. Lo stesso Fedorov ha dichiarato che ad ora non posso rivelare altri dettagli, ma dopo la vittoria sì. E anche questa indicazione di una sicurezza comunicativa. L'interesse verso tutto questo capitolo di Digital War sta sportando addirittura la figura di un ipotetico, o meglio sempre più concreto, social war manager. Che cosa fa? Mette in campo tutte le tipologie, le grammatiche, il lessico, l'agire del social media manager, spostandolo, riposizionandolo nella grande dimensione della guerra. Altri elementi che mi fa piacere sottolineare all'interno di questa nostra digital war è la chiarezza comunicativa. Pensate a Zelensky e l'utilizzo continuo di Twitter e YouTube, in particolare Twitter in maniera immediata. La chiarezza comunicativa è nella totale logica ed estetica del digitale avanzato, messaggi sempre molto chiari, sempre diretti, sempre potenti e soprattutto scevri di retorica. Sempre all'interno del nostro capitolo digital non possiamo non citare la presenza massiccia, la presenza militante di Anonymous, che ha bloccato tutta una serie di siti del governo russo. Ci sono logicamente anche la sezione Digital War russa, come ad esempio il gruppo Conti, ma l'interesse che volevo sottolineare di ripensare l'azione digitale è la cancellazione ad esempio del canale del canale Netflix su Apple e Amazon. E poi un ultimo elemento che volevo sottolineare: anche la massiccia presenza di artisti e musicisti, la crypto art e tutti gli altri capitoli, ma mi faceva anche piacere sottolineare le prese di posizione di cancellazione sui circuiti di consumo generazionale di gruppi musicali che vanno dai Pink Floyd a Madonna, a Nick Cave, ai Franz Ferdinand e tanti altri. Grazie. Grazie Alfonso, grazie mille. Adesso lascio lo spazio a Rossella. Sì, non so che è successo.
Ci sei? Ci sei, ti vediamo, sei in pole position. Ok, posso anche condividere quindi? Sì. Ok. Allora, buongiorno, io sono Rossella Rega dell'Università di Siena. La parola che ho scelto è disinformazione e quindi diciamo mi sposto un po' dalla mediologia più al giornalismo, perché negli ultimi tempi mi sono occupata soprattutto di questo. E dunque, diciamo che disinformazione richiederebbe un dizionario a sé stante, visto tutto quello che abbiamo visto nel corso di questa guerra. Abbiamo visto account fake su Facebook di giornalisti ucraini che non esistevano diffondere contenuti filo Putin, deep fake di Zelensky che chiamava alla resa i suoi cittadini. Abbiamo visto il ciclo di disinformazione che si è attivato intorno ai laboratori ad esempio chimici in Ucraina che propagandati insomma da gruppi cospirazionisti come QAnon e poi arrivati su Fox News e in Italia su Fatto Quotidiano. Ma l'esempio però che ho scelto per parlarvi di disinformazione è un po' diverso e riguarda in realtà un fatto che è successo un po' di tempo fa, e cioè il bombardamento dell'ospedale di Mariupol, quindi il 9 marzo. Bene, due giorni fa leggo sul Fatto Quotidiano un articolo che cattura la mia attenzione, questo articolo, Le false coincidenze per fare le guerre. Del generale Fabio Mini, che conosco fin dai tempi, diciamo, della mia prima pubblicazione, Media Guerra. E a proposito di Mariupol, Mini dice: dopo il bombardamento hanno circolato versioni differenti. Zelensky che parla di una strage di donne incinte e di bambini, il ministro degli esteri russo che parla di una montatura, non c'erano bambini, l'ospedale era stato evacuato e così via. Poi continua parlando anche del teatro di Mariupol, anche lì evidenziando le versioni diverse, e alla fine dice: la verità si saprà soltanto alla fine, dipenderà da chi vince. Ora, premesso che in linea generale sono abbastanza d'accordo con questa affermazione, considerati anche tanti precedenti storici, e d'altronde è noto a tutti, l'avrete sentito 2000 volte durante questa guerra, la verità è la prima vittima di ogni guerra. Però al di là di questo, però, io penso che sul fatto di Mariupol, e adesso ho scelto questo ma ne potrei scegliere tanti altri, ci sono una serie di fatti e di evidenze che sono usciti nel corso di questi 19 giorni e che la scelta di ignorare questi fatti e questi eventi, come fa ad esempio il Fatto Quotidiano, secondo me non aiuta l'obiettivo anche di avere una cittadinanza informata. Allora andiamo un attimo con ordine. Il 10 marzo sulle testate, diciamo, internazionali circolano le foto del bombardamento e quindi bambini, donne ferite, in particolare le immagini di due donne incinte ferite. Le fonti russe immediatamente dicono che si tratta di fake, che si tratta di attrici appositamente truccate. Parte un'operazione concertata dalle ambasciate russe, quella di Londra pubblica questo tweet in cui sostiene che la famosa blogger ha interpretato in realtà il ruolo di entrambe le donne. Dopo tutto questo però passano vari giorni e la settimana scorsa, quindi il 22 marzo, in realtà viene pubblicato sul sito dell'Associated Press un reportage degli unici due giornalisti che erano rimasti veramente a Mariupol e che hanno rappresentato la fonte originale da cui sono partiti i video, le immagini che poi hanno circolato su tutte le testate. Nei reportage raccontano ovviamente che l'ospedale non era un obiettivo militare, ma che era popolato di donne e di bambini. Però le polemiche sollevate insomma dalla versione russa sui fatti spingono il direttore di Associated Press a chiedere ai giornalisti di ritrovare le donne anche per mostrare la loro esistenza. E quindi poi i giornalisti si recheranno di nuovo a Mariupol e la storia finisce con il fatto che si saprà che una delle due donne è stata uccisa. Poi i due giornalisti saranno scortati, abbandoneranno Mariupol e adesso lì non c'è nessuno. Tutto questo per dire che cosa? Per dire innanzitutto che l'importanza di avere durante la guerra delle informazioni, delle fonti informative sul campo, che siano in grado delle fonti, diciamo, rigorose, indipendenti e che documentino i fatti, perché altrimenti ovviamente aumenterebbe il caos e continueremmo a fare opinione su tutto, anche su fatti.
E questo ci fa capire anche perché fin dal primo giorno i russi subito hanno incoraggiato, per usare un eufemismo, i giornalisti a lasciare l'Ucraina. Legato a questo, ovviamente per noi l'importanza di selezionare queste fonti rigorose, perché altrimenti la cacofonia di voci e di informazioni che riceviamo tutti i giorni è disorientante. Ma il secondo elemento, secondo me, importante è che la disinformazione, al contrario di quanto superficialmente si possa credere, in realtà non è solo operata dalle sfere politiche e militari, ma che nell'accrescere questo disordine informativo, come lo chiamiamo oggi, contribuiscono anche le fonti giornalistiche, che se invece di informare puntano in qualche modo a fare opinione o ancora peggio a fare propaganda, è chiaro che per noi cittadini diventerà sempre più difficile districarci in questo caos. Concludo dicendo che in questa guerra, secondo me, abbiamo visto tanti di episodi in cui le testate italiane hanno operato in maniera approssimativa, in molti casi distorcendo proprio fatti per ragioni ideologiche tipiche di un giornalismo partisan, ma altrettanto spesso inseguendo obiettivi commerciali e quindi catturare click, attenzione, dando spazio a tesi cospirazioniste, titoli ad effetto, opinioni polemiche, invece di fare un giornalismo rigoroso. Grazie. Grazie a te. Ti chiedo di schiacciare su ESC per uscire dal PowerPoint. ESC sulla tastiera del computer. Cos'è? Lo faccio. Interrompi, devo fare, non esco. Ecco. Mario. Eccoci, allora vado anch'io di condivisione, condividi, ecco qua, dovreste vedere, giusto? Sì, sì, vediamo bene, grazie. Okay. Allora, io sono Mario Pireddu, Università degli Studi della Tuscia e la parola che ho scelto è filtri. Se davvero in qualche modo ricevere informazioni da internet è come cercare di bere da un idrante, allora c'è da fare una piccola premessa, ma l'avete anche in parte già detto. Oggi la comunicazione tra piccoli network e quella di massa fanno parte di un unico sistema di connessioni. E prima della comparsa dei media digitali, le strategie che usavamo per comprendere il mondo consistevano nel filtrarlo, per ridurlo a qualcosa di gestibile. Quindi abbiamo elaborato filtri editoriali che impedivano la pubblicazione della maggior parte delle cose che venivano scritte, e poi abbiamo creato filtri curatoriali per evitare che la maggior parte di ciò che veniva pubblicato poi finisse in librerie, biblioteche, eccetera. Quindi conoscere voleva dire in sostanza ridurre ciò che dovevamo sapere. Questo ha comportato un prezzo da pagare, lo sappiamo, che spesso abbiamo scartato idee che invece potevamo prendere in considerazione. Ora, quei filtri andavano bene per la tecnologia che avevamo a disposizione, con effetti apprezzabili. Oggi, con gli user generated content, molte di quelle vecchie soluzioni non sono più applicabili e quindi abbiamo effettivamente un problema di filtro molto più vasto di quello che avevamo con i sistemi tradizionali. Questo vuol dire anche non soltanto piattaforme, algoritmi, eccetera, o filtri personali, ma bias cognitivi, percezione, memoria selettiva, necessità di agire rapidamente, pregiudizi di conferma, che in parte sono alimentati anche da sistemi di raccomandazione algoritmica. Uno dei tentativi che viene menzionato per cercare di rispondere a questo caos quotidiano informativo, come direbbe Weinberg, è quello del debunking, che però sappiamo che non funziona poi così tanto, almeno a livello di effetti finali. Qui vedete qualche esempio, ma ci sono anche dei progetti legati all'Unione Europea di debunking, per esempio della disinformazione della Federazione Russa, questo del European External Action Service. Ma prendete anche l'argomento della denazificazione che caratterizza la narrazione di questa guerra, il battaglione Azov ucraino, con il suo leader, con la simbologia che richiama esplicitamente quella nazista, questa è la trappola per lupi che usavano i nazisti. Dall'altra parte c'è il nazismo del gruppo Wagner o delle brigate paramilitari che lavorano per Putin o con Putin, e quindi con il contorno grottesco di persone che vanno a denazificare però con la svastica sul petto. In questo grande caos informativo abbiamo anche per esempio Amnesty International 2014 criticava sia l'Ucraina
l'Ucraina per i crimini commessi nel Donbass che la Russia perché alimentava i crimini dei separatisti. In rete trovate anche i report dell'OSCE, i report degli istituti di studi specifici di queste cose e gli attori in gioco, come avete anche ricordato, che qui vedete la narrazione vittimista russa in qualche modo sulla guerra, o il tentativo di narrare, ecco, come è stato ricordato appena adesso, eventi di questa guerra in modo diverso per portare dalla propria parte ovviamente l'opinione pubblica. In Italia abbiamo avuto anche la polemica fra l'ambasciatore russo e il quotidiano La Stampa, perché la Russia voleva spiegare all'Italia che cos'è la libertà di stampa, no? Avete visto tutta la polemica, questo direttore Giannini. E poi abbiamo una galassia di siti, diciamo, controinformativi, che controinformavano durante il Covid, controinformano adesso anche sulla guerra, con informazioni simili anche a quelle che vengono dalla parte russa. E il filtro per eccellenza, il dibattito sul filtro per eccellenza, che è quello della censura governativa, qui c'è quella di Putin, avete seguito, e qui c'è quella che viene paragonata a quell'altra di Zelensky, che sotto legge marziale limita l'attività dei partiti filorussi. Ma veniamo al discorso tecnologico nell'ultimo minuto e mezzo che ho. Google e le grandi aziende americane, in qualche modo le multinazionali, si spostano dalla Russia, in realtà poi escono inchieste che ci dimostrano che non è del tutto così. Sappiamo che la Russia sta creando Rosgram, che è l'Instagram russo, in qualche modo su modello cinese. Faccio un social network mio dove impedisco certe cose e controllo tutto, perché è stata dichiarata estremista in qualche modo l'organizzazione di Facebook, per il discorso che ricordava Davide. Allora, domanda: c'è questo information overload davanti a questo caos informativo? Diciamo che il sistema che c'era prima era prima filtrare e poi pubblicare, che aveva i suoi vantaggi. In un regime di scarsità, questa scarsità comunicativa non c'è più, l'espansione dei social ha portato a un altro sistema: prima pubblichiamo e poi filtriamo, c'è un ribaltamento di paradigma. Ma c'è davvero un sovraccarico informativo? Forse dobbiamo ragionare in altro modo, cioè non abbiamo solo sovraccarico informativo o bolle, ma un complesso problema di filtri. Se abbiamo la percezione di sentirci sommersi da informazioni, significa che i nostri filtri non stanno funzionando, perché siamo sempre stati oberati da informazioni. Oggi i nostri filtri sono anche sempre più le reti sociali, le piattaforme, e l'autorevolezza, come ha detto Davide, si sposta anche alle cerchie di contatti di cui ci fidiamo. E ultimi 20 secondi, diciamo, i nuovi filtri del mondo online non è che eliminano le informazioni come prima, ma ne portano avanti alcune. Gli altri contenuti restano lì, non superano i nostri filtri, ma sono lì per altri. Ora, c'è troppa disinformazione? Sicuramente. Ma è anche vero il contrario, ci sono anche tante e troppe cose valide. E allora l'abbondanza digitale ci mostra che nessun filtro umano algoritmico ci rivela l'intero complesso di conoscenze che ci occorre. Che cosa ci serve allora? Educazione, consapevolezza, information e media literacy, media education, mediologia dell'educazione. Perché, con McLuhan, potremmo dire che ragionare con strumenti non adeguati all'ecosistema mediale attuale ci rischia di portare, un po' con lo specchietto retrovisore, a imporre la forma del vecchio al contenuto del nuovo. E questo è un problema non da poco. Finito. Grazie Mario. Aspetta che disconnetto qua. Dove siamo? Ecco, ok. Eccoci qua, Giovanni. Giovanni Fiorentino, Università della Tuscia, la parola è fotografia. La fotografia è per suo statuto parzialità, per cui per questo provo a declinarla attraverso altre 5 parole limite. McLuhan, occhio, indice, tempo, casa. McLuhan rafforza un discorso che ci dice che la fotografia è parzialità. Negli strumenti del comunicare racconta la fotografia come il bordello senza muri. Per sua natura, dice McLuhan, che la fotografia è promozionale e pubblicitaria, cerca di dare credibilità e promozione alla realtà. In una battuta, citando McLuhan, McLuhan scrive: molta gente ha paura del fotografo perché ha l'impressione che questi quasi lo morda, riesca ad afferrare qualcosa di loro. Vede, se lei fosse stato fotografato come lo sono stato io, molte volte mentre parlo avrebbe avuto l'impressione di essere stato fatto a pezzi. Occhio, ieri in una chiacchierata che includeva Alberto Abruzzese, abbiamo citato un film. Il film è L'occhio che uccide. L'occhio che uccide non è solo una metafora potente che sintetizza
la genealogia, la storia del rapporto tra Occidente, guerra e immagine. Potrebbe sintetizzare anche la mediologia della guerra in Ucraina e potrebbe individuare nell'immagine e nella sua riproducibilità, sia storicamente l'analogia, sia in digitale, come armi di una guerra spesso asimmetrica che si è giocata continuamente nel corso dell'Ottocento, del Novecento e del Nuovo Millennio, tra materiale e immateriale, tra controllo dei corpi e controllo dell'immaginario. Nel 60 esce il film di Michael Powell, L'occhio che uccide. Il protagonista era un giovane cineoperatore che da ragazzo aveva subito le torture del padre. Mark usava come cavia per esperimenti sulle reazioni alla paura, veniva usato come cavia per esperimenti sulle reazioni alla paura, e trasforma l'occhio della sua cinepresa in una singolare canna di pistola, ammazzando le vittime che riprendeva mentre queste si guardavano allo specchio nel momento della morte. Il film è non solo una metafora del secondo Novecento, è un film anche crudele, allusivo, imbarazzante, e però ci riporta direttamente al consumo dello spettacolo della guerra. È vero, stiamo consumando lo spettacolo della guerra. L'abbiamo consumato nel corso del Novecento in maniera anche molto diversa. L'occhio che uccide è anche un piccolo volume che ho dedicato al rapporto tra occhio fotografico e guerra, uscito nel 2003. L'indice, è vero, stiamo consumando l'indice, questo indice, stiamo consumando lo spettacolo della guerra attraverso nuove prossimità mediali e vecchie distanze fisiche, lo hanno raccontato un po' in tanti, già prima di me, nei lemmi precedenti. Però vorrei mettere in evidenza quanto l'ambiente mediale saturi le soglie del dolore, possa per alcuni versi distruggere le porte di accesso alla compassione. In uno scenario che tende ad esporre, dimentichiamo che l'immagine tende ad alterare, ritoccare, manipolare, cancellare, oscurare e distruggere. Più che imbattere e inlevare, non vedremo facilmente la guerra in Cecenia di Putin che si è svolta tra il 99 e il 2004, le immagini non esistono, non sono state mai mostrate. E quindi la quantità di immagini esorbitanti che abbiamo visto nel corso degli ultimi 35 giorni si traducono anche in qualità, inevitabilmente citando Benjamin. È inevitabile che in questa marea di immagini che perdono la mediazione, in quale, dove c'è un gioco dove l'occhio, come diceva Mario, deve recuperare, come dire, la consapevolezza mediologica e critica, c'è un rapporto costante tra mediazione e disintermediazione dove l'indice quasi istantaneamente ci aiuta a cancellare le tante foto che ci sono passate davanti agli occhi, condividendole in una storia di Instagram piuttosto che in una storia di Facebook o attraverso TikTok. 4. Il tempo. La fotografia è tempo, ma è il rapporto con la fotografia è segnato dal tempo. E qui due passaggi e due foto che sono evidentemente frutto della mediazione, anche della mediazione fisica, perché in questo gioco mediologico è fondamentale ricordarsi che ci sono passaggi da passaggi a passaggi, cioè l'immagine ha tantissimi attraversamenti. Questa immagine è un'immagine del Cenacolo di Leonardo che ho visto in una mostra pochi giorni fa a Milano, ed è una fotografia del 1940 che ricostruisce la copertura del cenacolo a base di sacchi di sabbia protettivi. Sacchi di sabbia protettivi che hanno consentito al cenacolo di sopravvivere, eppure le fotografie che erano a fianco a questa fotografia esposta accanto al cenacolo raccontavano del chiostro di Santa Maria delle Grazie completamente distrutto dalle bombe nel 43-44. Io sono stato nel chiostro di Santa Maria delle Grazie ricostruito in larga parte. Molte di queste immagini mi fanno pensare alle fotografie che mi sono scorse davanti agli occhi di Mariupol, Odessa, Leopoli, Kiev, nomi che prima erano assolutamente ignoti anche alla mia frequenza, forse Kiev, perché abbiamo tantissimi rapporti con studenti e docenti di Kiev. Alcune immagini raccontano i monumenti
E arrivo all'ultima parola, salto nel tempo, quindi 1940-2022, 80 anni circa, la quinta parola è casa. Sto pensando ai 4 milioni di profughi che si sono mossi dall'Ucraina. Che cosa hanno portato con sé in termini di fotografie? Quali valigie di immagini che raccontano il rapporto con gli affetti, con le persone? E penso evidentemente a una riflessione sulla fotografia di Roland Barthes, dove la parte più intima del sé racconta il rapporto con il medium fotografia. Molto probabilmente, piuttosto che portare un disegno della casa come faceva Chagall, partito da Vitebsk e trasferitosi in Francia e Apolide a lungo nel corso del Novecento, probabilmente hanno portato una valigia piena di immagini, la propria casa, i propri affetti, dei propri cari in uno smartphone, piuttosto che in una valigia fatta di fotografie di carta. Grazie. Grazie Giovanni, allora sono stato più tollerante con te perché tu sei la vera anima di questo progetto, grazie. Allora Sergio, un attimo che lascio lo spazio, eccolo qua. Ci sono, si vede? Sì, sei in pole position. Ok, allora mi cronometro anche per, come dire... Grazie Sergio, grazie. Allora, sono Sergio Brancato, insegno alla Federico, Università Federico II di Napoli, e la parola che ho scelto è fumetto, che è una parola desueta, e l'ho scelta in realtà proprio per questo, perché è un tipo, come dire, è una parola che rimanda a un medium, a un linguaggio, a una forma espressiva che tendenzialmente noi saremmo portati a non considerare nel quadro di un abecedario relativo alla guerra in Ucraina e appunto alla sua, ai processi mediologici che la definiscono. Eppure in questo caso la parola fumetto ci soccorre e riprende anche un po' l'ultima cosa che diceva prima Giovanni Fiorentino, cioè il grande tema della casa, no? Lui lo riferiva a Chagall, il tema della casa è fortissimo anche nelle immagini, nella costruzione narrativa che stiamo vedendo noi nella mediatizzazione del conflitto, le case distrutte, le case abbandonate, le case a cui tornare, le case da trovare, e quindi diciamo che questo è un gran bel tema. Come si aggancia con il fumetto? Beh, si aggancia con l'inattualità del fumetto, che torna ad essere attuale proprio dai margini del sistema dei media, fornendoci una possibilità di analisi, interpretazione, ma anche, come dire, di esperienza di questa guerra non dichiarata. Parlo del fumetto, non parlo di satira, non parlo delle tantissime illustrazioni, a volte anche straordinariamente efficaci e belle, come quelle di, che ne so, Altan, no, a riguardo. Sto in qualche modo invece proponendo veramente il medium narrativo, la grande narrazione di storie che ha luogo attraverso la sinergia funzionale tra codice iconico e codice verbale, che è appunto ciò che noi chiamiamo il fumetto. Perché? Perché in qualche modo il fumetto ci permette di ripensare il sistema dei media in modo da cogliere quelli che sono gli aspetti non più rinviabili della sua analisi, in particolar modo la oramai sopravvenuta obsolescenza della divisione tra vecchi e nuovi media. Questa è un po' l'introduzione, adesso ovviamente dovrò stringere sulla cosa di cui intendo parlarvi. Intendo parlarvi della storia di una storia, cioè i 12 anni più o meno trascorsi da quando è stato pubblicato un libro particolarmente importante di Igor Tuveri, intitolato Quaderni Ucraini, che tra l'altro è il prodromo anche ad un altro libro successivo che uscirà un anno dopo, che sono i Quaderni Russi, in cui si parla della questione della libertà di stampa in Unione Sovietica, scusatemi, questo è l'apsus freudiano, in Russia. La storia è molto semplice, Igor si mette in viaggio volendo fare un libro sulle case, ecco, ritorna, sulle case di Chekhov, e quindi è un viaggio letterario. Poi però, mentre attraversa l'Ucraina, scopre questo territorio, scopre questo luogo, scopre queste figure, queste persone, e si ferma.
e incomincia a guardarsi intorno, incomincia a prendere appunti, incomincia a, come dire, capire che è dentro una narrazione rimossa. E allora la riprende lui il filo e incomincia a raccontare queste esperienze, raccoglie interviste, le disegna e alla fine mette insieme una, attraverso una straordinaria reinvenzione della forma fumetto, mette insieme un libro che non ha precedenti, perché è il libro che riporta la questione ucraina alla luce, no? Con l'Olomodor, con tutti la strage dei Kulaki, con tutte le questioni che riguardano una storia rimossa sostanzialmente prima e dopo la caduta del muro. Che cosa ci insegna questa esperienza? Beh, in primo luogo ci insegna anche attraverso le varie ristampe che ci sono state di questo libro che insomma stiamo raccontando attraverso anche questo nostro incontro, stiamo raccontando una straordinaria capacità di reinvenzione dello storytelling collettivo, della memoria collettiva. Credo che il fumetto sia, da questo punto di vista, capace, come sosteneva un amico che purtroppo non c'è più, che è Alessandro Dallago, di restituire consistenza apatica, no? Emotiva, coinvolgimento, partecipazione, attraverso la costruzione di un branding di autenticità, scusatemi, mi ero messo la. Credo appunto che in qualche modo il fumetto sia la narrazione dell'interstizio che permette di arrivare a, come dire, ricucire quei pezzi diffusi, quei pezzi polverizzati che è la comunicazione contemporanea sui grandi temi che ci coinvolgono tutti. Grazie. Grazie Sergio, soprattutto grazie per esserti costretto a stare nei tempi, perché comunque c'era tanto da dire e da fare. Adesso la parola a Fabio. Un attimo. Eccoci. Eccoci qua. Perfetto. Mi sentite? Perfettamente, sì. Grazie. Benissimo, allora buongiorno Fabio Tarsia, Università La Sapienza di Roma, la parola scelta è Immaginari TV. Qualche giorno fa sulla 7 Lucio Caracciolo dichiarava, ammetto di aver sbagliato, non credevo che attaccassero, è una cosa così irrazionale. L'idea consolidata che la geopolitica spieghi tutto viene sconfessata da uno dei massimi esperti della disciplina, il direttore di Limes. In effetti Caracciolo non è così isolato, tutta la narrazione TV, o meglio l'insieme degli esperti che cercano di spiegare il fenomeno della guerra, l'evento odierno, gli va dietro, per così dire. La guerra di Putin in TV si spiega o con motivazioni strettamente geopolitiche, appunto, o con allusioni alla follia del leader russo. Nessuno pensa di indagare veramente gli immaginari. Al massimo si concede che la Russia ragioni in modo imperiale, che è un modo tutto sommato geopolitico di alludere alle mentalità. Il punto vero è che ci siamo abituati a ragionare e spiegare, ci siamo insomma, diciamo il pubblico TV si è abituato a ragionare e spiegare ogni cosa basandosi sulla preminenza delle motivazioni pratiche, ad esempio economiche, quando si parla di fenomeni più ampi, in una sorta di rivincita inaspettata del marxismo volgare e non si tiene più nel dovuto conto il simbolico e l'identità. Quella che una volta si chiamava sovrastruttura e che da moltissimi decenni noi studiosi dell'immaginario abbiamo imparato a riconoscere come vera e propria struttura culturale. Uno che fa eccezione in questo è Federico Rampini, lo dico per inciso. Da questo punto di vista sembra proprio che la Russia sovrapponga l'immaginario alla geopolitica, anzi la sua geopolitica è il suo immaginario. La cosa non è rara, avviene per esempio in America, molte delle guerre americane, compresa quella del Vietnam, non si spiegherebbero senza una sovrapposizione dell'immaginario sulla geopolitica. E ha radici e esempi storici innumerevoli, pensiamo soltanto al nazismo e all'idea di spazio vitale, che è un concetto irrazionale, che sostituisce qualsiasi idea di espansione imperiale.
La Russia lo fa tradizionalmente, Nicola II entra nella prima guerra mondiale, non si sa bene per quale motivazione, Stalin fa fuori tutti i suoi marescialli e generali, dopodiché fa l'unico atto di politica, è il patto con Hitler per la Polonia, quindi lo fa con uno che a sua volta non capiva niente di geopolitica, eccetera, eccetera. Ora, come si può ben capire, spiegare una cosa del genere in TV è oltremodo difficile. Faccio un solo esempio. La polemica che si è scatenata tra un personaggio televisivo ormai diventato centrale, che è Alessandro Orsini, no? Direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale della LUIS e docente della LUIS, e Natalie Tocci, politica ricercatrice. Allora, secondo il primo, Putin non può avere una politica imperiale perché non convergono i tre fattori fondamentali, cioè economia in espansione, demografia in espansione, possibilità di avere un esercito quindi adeguato. È proprio geopolitica pura. La seconda insiste sull'idea imperiale della Russia, che la spinge ad ampliare il suo territorio fino a raggiungere i confini zaristi tradizionali, ma non ci dice il perché. La verità è terribile per i pubblici abituati al senso di ogni cosa, motivazioni economiche, follia pura individuale e, in ultima istanza, il complotto come spiegazione definitiva. La verità è che le due tesi, cioè quella della spinta imperiale e dell'impossibilità di raggiungere dei risultati, non sono in contraddizione. Una cosa che ci insegna la Seconda Guerra Mondiale è proprio quella che lo iato tra il simbolico irrazionale e le effettive possibilità geopolitiche non sono un impedimento all'azione, altrimenti non si spiegherebbe l'invasione dell'Unione Sovietica da parte di Hitler. L'atto di Hitler non ha senso se osservato soltanto da un'angolatura economica e o geopolitica, ha molto senso se si spiega in senso identitario e di purificazione collettiva. Rimando a tutti gli studi sul nazismo irrazionalista, e l'irrazionalismo conduce o al trionfo o all'apocalisse. Credo che in questo senso, come è stato già detto in altri interventi, gli studi sugli immaginari, di sociologia degli immaginari, siano veramente decisivi per fare un po' di chiarezza anche in televisione, ce ne sarebbe la necessità, in questo groviglio, e uso il termine groviglio non a caso, perché, e concludo, il termine guerra viene dal germanico antico, cioè da un verbo che significa proprio aggrovigliarsi, mischiarsi, e si contrappone al concetto di bellum latino, che è invece un concetto di costruzione dell'ordine. Ecco, il campo di indagine della guerra in questo senso è veramente uno dei più difficili e uno dei più affascinanti forse per gli studiosi sugli immaginari. Grazie. Grazie Fabio, grazie mille. Ecco, sì. Adesso c'è Tito. Buongiorno a tutti, sono Tito Vagni, insegno all'Università Mercatorum. Non so se mi vedete perché io sullo schermo vedo un... Sì, ti vediamo. Ok. E la parola su cui mi voglio concentrare è immediatezza. Nella trasmissione Piazza Pulita di giovedì 10 marzo, andata in onda sulla 7, la filosofa Donatella Di Cesare, discutendo con gli altri ospiti, dopo aver visto un servizio di un giornalista italiano inviato dalla 7 in Ucraina per seguire la guerra in atto, dice, e la cito: «Voglio farvi complimenti perché è un reportage veramente impressionante. È chiaro quale strazio abbiamo quotidianamente. Io vivo quotidianamente questo strazio. Quindi è chiaro che non possiamo non addolorarci per questo. Però possiamo accettare noi semplicemente questa immediatezza? No, noi abbiamo la testa per ragionare, per riflettere, per farci delle domande. La riflessione è anche un attimo la distanza e quindi cercare di vedere la complessità». La parola immediatezza, come avete ascoltato, non è mia, ma di Donatella Di Cesare, che invita gli osservatori a munirsi di una sorta di epidermide idrorepellente. Immediatezza quindi è per lei insensibilità, perché le immagini tendono ad essere scioccanti, a generare immediatamente una reazione patellare, come quella che abbiamo quando il dottore colpisce con un martelletto il nostro ginocchio e la gamba immediatamente si solleva. Ricordo una bella pagina di Le Kerchove che si sottopose ad un esperimento di frizione televisiva collegata a dei sensori che durante la frizione delle immagini registrarono una alterazione dello stato fisico. I media, quindi, lo sappiamo da tempo, parlano ai nostri sensi. Le immagini però sono anche altro.
sono una forma espressiva, un linguaggio che agisce sia nell'immediatezza, esattamente come la parola orale stampata, sia nel lungo periodo. Esse sono le particelle di un grande serbatoio che sottostà alla nostra capacità immaginifica e direi anche riflessiva e comportamentale. Le immagini si stratificano nella nostra mente in modo inconscio e riemergono in modo inatteso, avendo però agito sul nostro io. Potremmo anche dire che la comunicazione dell'immagine è sia diretta sia indiretta, ma in ogni caso non è corretto liquidarle sostenendo che esse siano legate a fenomeni di irrazionalità o arrazionali. Ricordo a me stesso e a tutti noi la bella espressione di Alberto Abruzzese che dava il titolo ad un suo libro sull'immaginario, L'intelligenza del mondo. Ecco, le immagini sono nella loro immediatezza e nella loro stratificazione l'intelligenza del mondo. Negarlo è un tentativo stolido e sgangherato di ricercare la complessità, un tentativo che si risolve nel suo contrario, che siano in buona fede o in malafede, attraverso la rimozione dell'indicibile sepolto nella relazione tra immagine ed io individuale, tra immagine ed io collettivo, si cela una gigantesca opera di semplificazione. Su questo tema io credo che una delle immagini più potenti sia quella di Funes il Memorioso, un racconto di Borges contenuto nella raccolta Finzioni. Il racconto è noto ed è stato studiato ed analizzato infinite volte, quindi io non pretendo di aggiungere nulla al dibattito letterario. Penso però sia utile usarlo qui ed ora per comprendere i procedimenti della conoscenza nel rapporto tra immediatezza e complessità, anche legati alla guerra in corso. Ireneo Funes è un giovane uruguaiano di fine 800. La voce narrante lo incontra da ragazzo, l'ultima volta nel 1887. Ireneo era stato travolto da un cavallo, da quel momento paralizzato. Funes racconta al narratore che fino a quella notte era stato, e lo cito, un cieco, un sordo, uno stordito, uno smemorato. In seguito a quell'episodio egli fu condannato a ricordare tutto, ogni minimo dettaglio della sua esperienza, senza dimenticare più nulla. L'interpretazione di Borges del memorioso è ambivalente. Da una parte, la sua capacità di ricordare sembra conferirgli un'immagine monumentale. Questa è una parola di Borges che usa nel racconto. Dall'altra lo definisce incapace di pensare in astratto a causa dell'eccesso di memoria. Il finale del racconto è il resoconto di una serata tra i due trascorsa a parlare, una serata che il narratore ricorda in modo sfumato e vago. Ireneo muore per una congestione polmonare nell'89, ma il vero finale della storia è in realtà, a mio avviso, l'incipit del racconto in cui Borges, secondo me, è magistrale. Ve lo cito. Lo ricordo con un'oscura passiflora in mano, mentre la vede come nessuno l'ha vista, anche se l'avesse guardata dal crepuscolo del giorno fino a quello della notte, per tutta l'intera vita. Questo è l'incipit del racconto Funes il Memorioso. Il termine centrale di questo incipit e dell'intero racconto è certamente il ricordo, che in effetti sembra la condanna di Funes, ma qui si percepisce l'importanza di un'altra parola chiave. La vede come nessuno l'ha vista. Qui mi pare ci sia un elemento centrale, centrale almeno per noi. La condanna di Funes è quella di aver sviluppato una capacità di vedere assoluta. Nulla sfugge al suo sguardo indagatore, solo in un secondo momento il problema si sposta sulla memoria, vale a dire sull'impossibilità di dimenticare qualcosa. Il metodo della conoscenza è il montaggio, sarei portato a dire evocando Walter Benjamin, ma nella fase attuale in cui i dati e le informazioni sono così invadenti, mi avvio alla conclusione, e incommensurabili, il problema è anche la vista e l'osservazione. I critici, gli scienziati, chiunque abbia interesse a conoscere e ad analizzare, devi, a mio avviso, imparare a vedere, a soffermarsi sui dettagli proprio come Ireneo Funes, che non nega la potenza soverchiante dell'immediatezza. Egli, scrive Borges, non aveva ricordi semplici, lo sto citando. Ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche, eccetera. I suoi erano ricordi tridimensionali o, come si direbbe oggi in televisione, complessi, perché mettevano in gioco tutto l'apparato percettivo in una forma di appercezione, vale a dire di percezione della percezione. Ecco, al feticcio della complessità non complessa e a buon mercato, dovemmo contrapporre l'importanza di una riflessione autentica, metodologicamente vera, che non rinunci all'intensità dell'attimo. Grazie. Grazie Tito.
Adesso toccherebbe Emiliano Kirchianò, che ha lasciato un contributo video, ma ho difficoltà a condividere l'audio. Datemi qualche minuto. Un attimo di pazienza, non so che sta succedendo, tanto è cambiato. Salve a tutti, arrivo al numero come numero che suggerisce di tempo. Vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato, che sia interessante e coraggioso insieme. Caratterizza trasversalmente tutte le forme di comunicazione digitale. Sono contenuti ad alta qualità, ma attenzione, non tutti i contenuti virali sono meno. Caratterizzati da una struttura. Davide, si sente l'audio del video? Però non si vede, sì, infatti. Sì, che non, esatto. Mi dà difficoltà di condivisione. Se si sente l'audio, vi farò sentire l'audio perché non, il video ha delle difficoltà. Scusatemi, eh. Grazie per il feedback, Stefano. Facilmente replicabile e reinstabile, che permette di determinati format a situazioni contesti radicalmente differenti. Il meme è forse il meme che meglio rappresenta questa sorta di burla infinita, infiniti gesti per dirla alla Dave Foster Wallace. Quel bisogno costante di intrattenimento che sembra caratterizzare molto i nostri tempi. È stato prodotti che mixano le persone iconici e video della cultura pop, sono capaci di. Non ho capito. Sta continuando ad andare l'audio, forse ti conviene, diciamo, passare al prossimo relatore e nel frattempo cercare. Vabbè, allora passiamo a Elena Colonna. Sì, mi vedete? Sì. Sì. Allora, buongiorno, Elena Colonna, Università del Salento. La parola scelta è TikTok, la piattaforma digitale cinese che sta producendo una serie di effetti molto importanti in diversi ambiti del conflitto. Questi effetti si possono articolare, credo, in almeno tre livelli. Il primo è quello della narrazione della guerra, una narrazione che attraverso TikTok vede coinvolti direttamente i più giovani, e forse questa è la prima novità introdotta dal social cinese in questa guerra. Sin dall'inizio del conflitto in Ucraina, la piattaforma si è riempita di contenuti che raccontano la guerra utilizzando modelli estetici e anche scansonati della piattaforma, e quindi nel flusso dei brevi video che compaiono sul social in questo periodo si alternano sia immagini di duetti o canzoni che vengono pubblicati da utenti negli Stati Uniti o in America a immagini della guerra appunto in Ucraina. Si trovano video di giovani utenti ucraini che riprendono i bombardamenti sulle loro città, oppure immagini di vita quotidiana all'interno dei rifugi, e la maggior parte di questi video sono accompagnati dai filtri, dagli effetti come le colonne sonore proprio di questo social, ma troviamo anche video pubblicati dai militari durante azioni di guerra, oppure scene di videogiochi che vengono spacciate per immagini veritiere dal fronte. Il risultato è quello di uno spazio un po' caotico, dove tutto appare un po' decontestualizzato, quindi è difficile riuscire a distinguere ciò che è finzione, ciò che è reale, ciò che è propaganda, ed è questo l'effetto proprio del modo in cui funziona l'algoritmo della piattaforma.
Tuttavia, un aspetto interessante di questi contenuti è che, pur nella loro schizofrenia un po' normalizzata all'interno del social, comunque costituiscono questi contenuti dei frammenti che, se messi insieme, ci restituiscono la quotidianità della guerra, soprattutto raccontata attraverso gli occhi dei più giovani. D'altro canto, però, questo tipo di narrazione solleva anche delle questioni, degli interrogativi relativi, ad esempio, alla percezione, soprattutto dei più giovani, relativamente alla guerra. Una guerra che potrebbe sembrare essere percepita più come un content che come un fatto, quasi come un trend di TikTok o un meme, e fino a che punto poi può essere moralmente accettabile che una guerra sia memata. Il secondo livello degli effetti di TikTok è quello che riguarda l'influenza. Sia Zelensky che la Casa Bianca, ma anche il Cremlino, hanno contattato l'influencer di TikTok con modalità e per finalità differenti per poter informare della guerra i più giovani. Questo fa emergere due aspetti. Innanzitutto l'importanza crescente che questo social sta avendo anche per l'attore politico, in questo caso per organizzare una campagna di informazione sul conflitto. L'altro aspetto riguarda il modo in cui i più giovani si informano, e si informano sempre di più attraverso questo social, anche attraverso, anche diciamo, secondo alcuni dati che emergono da recenti ricerche. Gli appartenenti alla generazione Z orientano i propri consumi soprattutto in base ai consigli di questi influencer, e quindi è, diciamo, ragionevole supporre che anche il consumo di notizie possa seguire queste dinamiche. Il problema è che all'interno di questo social la maggior parte dei contenuti che riguardano informazioni, notizie, non sono curati da giornalisti o professionisti del settore, ma da questi influencer o celebrità più varie, che vanno da attori, cantanti, ma anche utenti comuni, che magari sono gli stessi che hanno già diffuso disinformazione o fake news riguardo al Covid e che stanno facendo altrettanto relativamente alla guerra in Ucraina. Quindi questo è un aspetto che pone al centro dell'attenzione il ruolo dell'informazione all'interno di questi spazi. E poi, infine, l'altro livello di analisi è quello che riguarda il ruolo che TikTok sta avendo nel cambiare le operazioni di intelligence. Infatti, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, sta alimentando in maniera significativa il ricorso all'open source intelligence, cioè tutte quelle attività di intelligence che utilizzano informazioni, dati provenienti dalle fonti aperte e accessibili a tutti, come ad esempio i social. Infatti, sin dai primi giorni del conflitto, ma anche dai giorni immediatamente precedenti all'invasione, gli analisti di intelligence stanno utilizzando i video pubblicati su TikTok sia dai militari sia dai cittadini comuni per geolocalizzare gli armamenti, anche gli spostamenti delle truppe, in modo quindi da monitorare sia l'andamento del conflitto sia per poter elaborare delle strategie di conflitto. Vado a chiudere. Questo scenario ci indica che la guerra non può essere più considerata come una questione che riguarda gli stati e gli organismi internazionali coinvolti, ma è uno scenario che deve includere necessariamente anche questi importanti attori che sono appunto le piattaforme digitali, o meglio chi gestisce le piattaforme digitali. Sono degli attori che hanno un ruolo sempre più importante, lo abbiamo visto con TikTok in questo breve intervento, importanti non solo perché influenzano il modo in cui si racconta una guerra, il modo in cui si vede una guerra, ma anche il modo in cui la guerra viene pianificata e quindi combattuta sul campo dalle persone in carne e ossa. Grazie, spero di essere rientrata nei 5 minuti. Assolutamente, grazie. Stefano, dammi un attimo solo che forse ho risolto il problema. Ok. In chat ditemi se si sente. Riduco al minimo i convenevoli per esigenze di tempo e vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato a questa interessante e coraggiosa iniziativa culturale. I meme caratterizzano trasversalmente tutte le forme di comunicazione digitale. Sono contenuti ad alta viralità, ma attenzione, non tutti i contenuti virali sono meme, caratterizzati da una struttura facilmente replicabile e remixabile.
che permette di adattare determinati format a situazioni e contesti radicalmente differenti. Il meme è forse il medium che meglio rappresenta questa sorta di burla infinita, infinite jest per dirla alla David Foster Wallace, quel bisogno costante di intrattenimento che sembra caratterizzare molto i nostri tempi. Essendo prodotti che mixano elementi testuali, iconici e video della cultura pop, sono capaci di veicolare una satira talvolta dark e graffiante, capace di suscitare interesse e mobilitare le coscienze. Ovviamente non ci troviamo nella prima guerra mediatica, lo sono state tutte, ognuna in riferimento al medium o all'insieme dei media dominanti nell'epoca di riferimento, ma probabilmente possiamo osservare per la prima volta un conflitto dalla lente deformante dei meme. E se di burla infinita si parla, i meme riescono con molta naturalezza ad adattare il loro formato comico a situazioni estremamente drammatiche. È molto interessante per i nostri studi il contrasto fra il tono della copertura data dai mass media tradizionali, la televisione, i giornali, la radio, e l'apparente leggerezza con cui gli eventi vengono rielaborati e diffusi in chiave memetica. La guerra memetica, la memetic warfare, è oggetto di studi da parte della NATO da quasi un decennio ed è considerata militarmente come un sottoinsieme delle cosiddette info ops, che coinvolgono la raccolta e la diffusione di informazioni per stabilire un vantaggio competitivo su un avversario, nel campo di battaglia, scusate, in questo caso dei social media. Ora, sfocando le linee che suddividono propaganda, la notizia e l'intrattenimento, possiamo osservare nell'ambito memetico un influencer che sfrutta il frame del video tutorial per insegnare a guidare un carro armato abbandonato, o dall'altra parte della barricata vedere alcuni influencer russi, ben istruiti a dovere, ripetere la loro visione salvifica di questa invasione, consci di essere fonte di informazione primaria per la gran parte del loro pubblico giovanile. Gli ucraini, continuando a combattere le forze russe che invadono il loro paese, utilizzano con maestria la memetic warfare come forse non si era mai visto prima. Un vero e proprio diluvio di meme di guerra che spesso sfociano, come dicevo prima, nello humor nero. Un buon punto di partenza per chi volesse seguire da vicino il fenomeno è l'account Twitter Ukrainian Meme Forces, UMF, creato a febbraio come braccio semi-ufficiale della resistenza, che aggrega i meme diffusi su tutte le altre piattaforme. I meme pro-Ucraina che attualmente inondano internet possono suddividersi in tre filoni: evidenziare l'eroismo dei soldati e dei civili ucraini che combattono in prima linea, deridere le truppe russe per la loro inettitudine e denigrare il loro presidente Vladimir Putin, criticare l'Occidente, in particolare Nazioni Unite e NATO, perché non fanno abbastanza per risolvere il conflitto. La viralità del meme ha un enorme potenziale di diffusore di idee, reazioni e proclami. I meme ucraini sono tutto fuorché semplice divertimento. Non potranno nulla contro un eventuale attacco, ma sono capaci di creare e sostenere il sentiment, sia collettivo che nazionale, contro l'aggressione. E anche il resto della comunità mondiale continua a memare senza sosta. Possiamo osservare, ad esempio, l'iconico tavolone di Putin trasformato in un mobile IKEA, chiamato appunto Putin con le vocali rigorosamente trasformate nell'alfabeto svedese, o in un improbabile mashup culturale che fonde il nostro immaginario televisivo a quello della guerra, vedere lo stesso Putin seduto all'interno dello studio di C'è posta per te di Maria De Filippi, una trasmissione nota per risolvere spesso conflitti ritenuti insanabili. L'inondazione di meme generati e remixati è strabordante e potremmo stare qui a lungo a elencarne quelli che abbiamo modo di vedere su tutte le nostre piattaforme social, ma non è questo il momento. Alcuni miei studenti mi hanno chiesto durante le lezioni se fosse lecito parlare di guerra in questo modo, visto che è pur sempre un'enorme tragedia umanitaria quella che stiamo raccontando. Al di là degli utilizzi militari che abbiamo visto in questo mio breve intervento, questi meme restano un fenomeno molto interessante da analizzare, proprio per comprendere la reazione delle persone che, come noi, non prendono direttamente parte al conflitto.
possiamo vederlo come un modo per elaborare un lutto mediante l'utilizzo del processo culturale più familiare in quel momento, in questo caso quello dello scherzo, della battuta a effetto immediato. Il meme, per una larga fetta della popolazione giovanile, rappresenta infatti il medium di elezione per veicolare il proprio sentire. Con la speranza di essere rientrato nei tempi e di essere stato breve ma allo stesso tempo efficace, vi saluto e vi ringrazio. Eccoci qua, siamo ritornati, ringraziamo Emiliano che ci ha dato il suo contributo video. Adesso Stefano. Salve, grazie. Dunque, Stefano Cristante, Università del Salento. La parola chiave è teleguerra. Dov'è la guerra? Per noi telespettatori comuni la guerra è principalmente in TV, nella buona, cara, vecchia televisione generalista. Ciò che vediamo sono i servizi realizzati dagli inviati delle reti generaliste, della RAI, della 7, qualcosa anche da Mediaset. Diversamente dalla guerra del Golfo, inizia nei 90, e delle guerre nella ex Jugoslavia, dove l'ambito di azione consentito agli inviati era quasi esclusivamente il loro albergo, eppur nella generale pericolosità degli spostamenti in un paese invaso militarmente, gli inviati ci stanno mostrando con una continuità inedita le città dove avvengono i conflitti armati, i bombardamenti, le fughe di massa, la vita nei rifugi, eccetera. Inoltre, dopo aver confezionato e consegnato al proprio TG i servizi giornalistici, gli inviati si trovano spesso inseriti come ospiti del contorno informativo delle reti, cioè nei talk. Abbiamo perciò un raddoppio di presenza schermica degli inviati, sia nei TG sia nei talk. Il telespettatore deve abituarsi a una specie di doppio registro comunicativo perché nei servizi gli inviati riprendono e commentano ciò che reputano rilevante secondo le durate e i formati dei servizi dei TG, mentre nei talk spesso devono interloquire con un conduttore o una conduttrice, talvolta dovendo mostrare luoghi apocalittici, ad esempio tutto il settore sotterraneo in cui si è trasferita la vita di molte migliaia di persone nelle prime settimane di guerra, mantenendo nel frattempo la conversazione accesa con chi conduce il talk e a volte con i suoi ospiti. Questo fenomeno determina una certa identificazione psicologica tra spettatore e inviato, sottolineata dalla nuova popolarità di alcuni giornalisti, per esempio Francesca Mannocchi della 7, ormai considerati quasi dei traghettatori di sguardi dal purgatorio noi all'inferno l'Ucraina, con possibilità di ritorno a casa in Italia per poi ripartire. Un altro effetto emotivamente rilevante nel telespettatore, con una componente di estraneazione e alienazione, è determinato dal consumo di talk show quando tra gli ospiti rientra un personaggio ucraino. Spesso giornalista, ma non sempre, sono stati ospitati volontari delle associazioni benefiche, diplomatici, politici, sportivi arruolati e così via. L'ospite interviene come se fosse sullo stesso piano degli altri ospiti, prevalentemente italiani e collegati da casa, ma in realtà si trova in una casa che potrebbe essere bersagliata da un attacco aereo nel giro di pochi minuti. Ancora un raddoppio situazionale favorito dalla bassa qualità dei collegamenti tramite personal computer che equipara la definizione audiovisiva degli ospiti ucraini a quelli italiani. Ecco quindi che la teleguerra lavora oltre il senso del luogo, sovrapponendo lo stato di pace allo stato di guerra, o per meglio dire creando un luogo audiovisivo dove si è contemporaneamente in uno stato di guerra e in uno stato di pace o quantomeno di non guerra. Dove c'è la televisione c'è però la guerra. Per la guerra in Ucraina questo significa anche che dove c'è un apparecchio televisivo c'è la guerra. Disponiamo almeno di un paio di televisori per abitazione in media. Abbiamo quindi due finestre potenzialmente sempre attive sulla guerra. Quello che Meyrowitz chiamava palcoscenico laterale ora si installa sulle immagini e sulle parole della teleguerra. Basta accendere e c'è la guerra. Ma a questo punto notato che dopo due anni di telepandemia un altro grande evento mediale ha interrotto la normalità della programmazione televisiva. È quindi dal 2020 che noi sapiens occidentali non disponiamo di un'agenda setting declinabile al plurale. Per due anni i TG e i palinsesti hanno restituito un monotema dotato di una super notiziabilità evenemenziale. Prima quella pandemica, poi quella bellica. È qualcosa di ben diverso dalle grandi cerimonie dei media di Diane Katz, che si basavano su un'interruzione del flusso televisivo dovuta a eventi di competizione, per esempio le Olimpiadi, di conquista, l'allunaggio e di incoronazione, per esempio il matrimonio reale in UK, in Inghilterra. Le durate di quei grandi eventi non sono paragonabili a quelle della accoppiata pandemia-guerra. Ora occorre parlare di eventi mediatici che durano mesi e addirittura anni.
Due considerazioni finali. La prima è che la telepandemia e la teleguerra appartengono a una categoria di eventi mediatici totali, vero e proprio specchio dei fatti sociali totali di Durkheim. La seconda è che il modo di scandire i fatti interni agli eventi totali giorno dopo giorno attraverso i nostri media significa probabilmente immaginare una temporalità che si appoggia e si nutre, che si appoggia a e si nutre di una commistione tra organizzazione delle notizie e articolazione narrativa delle serie televisive che hanno preparato il terreno mentale per gli eventi mediatici totali. Grazie. Grazie Stefano, grazie mille. Sei stato perfetto proprio nei tempi. Spettacolo. Lascio lo spazio adesso ad Alessio Ceccarelli. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Alessio Ceccarelli dell'Università di Roma Tor Vergata e la parola che ho scelto è transmedialità. Allora, in questo breve intervento concentrarmi su più che altro sulla dimensione estetica e comunicativa di questa guerra, almeno dal punto di vista, diciamo, dell'Occidente, il cosiddetto Occidente. La relazione tra guerra ed estetica comunicativa della guerra, tra guerra e narrazione mediale è ovviamente vecchia come l'uomo, diciamo così, nel senso che è già, se vogliamo, dall'Iliade, nel passaggio tra oralità e scrittura, fino ai tempi a noi più recenti, insomma si può pensare ai cosiddetti reportage di Hemingway, ai diari di guerra di Gadda nella Prima Guerra Mondiale, oppure ai film documentari di Frank Capra, John Ford, William Wyler ed altri durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma anche un esempio ancora più recente, la dimensione per la prima volta esteticamente videoludica della Prima Guerra del Golfo nei primi anni 90. Insomma, nel caso della guerra in Ucraina, credo possa essere interessante, insomma, porre l'attenzione su come dal punto di vista comunicativo e narrativo ci sia probabilmente per la prima volta un approccio che possiamo definire transmediale e che rispecchia la commistione attuale tra masse e social media, come diceva prima anche Mario Pireddu. Una transmedialità che dal mio punto di vista è in parte de facto, cioè nel senso che è spontanea, in qualche maniera senza intenzioni preventive di transmedialità, ma in parte anche de jure, cioè c'è una minima intenzionalità quantomeno nell'utilizzo di alcuni media. Ecco, anche nella comunicazione intorno alla guerra mi sembra che si rilevi questa caratteristica, che è una delle caratteristiche più evidenti della nostra espressione culturale attuale, dei nostri giorni. Mi sembra come se, insomma, l'universo narrativo di questa guerra si sia ritagliato spazi comunicativi differenti, rispettando in buona misura le peculiarità di questi spazi narrativi. E appunto, in quanto un universo narrativo transmediale, ci sia anche il coinvolgimento di pubblici diversi, di pubblici differenti. Insomma, e il coinvolgimento attivo dei pubblici mi sembra che sia un altro degli aspetti più evidenti e particolari di questa guerra, della comunicazione quantomeno intorno a questa guerra. Parlo di transmedialità, ma insieme ad esso, insomma, il concetto di rimediazione, ovviamente nell'accezione di Bolter e Grusin, mi sembra anch'esso, insomma, abbastanza eloquente ed inevitabile. Innanzitutto nel senso che i media, i tanti media che raccontano la guerra, si parlano, dialogano in qualche modo e utilizzano codici degli altri media in maniera reciproca, se vogliamo, mutuale. Ma poi anche una rimediazione nel senso della stretta relazione e confusione tra realtà e finzione, cioè una finzione che rimedia la realtà e una realtà che rimedia la finzione. Qui ovviamente mi viene in mente Morin, ma anche il riferimento alla guerra come spettacolo della catastrofe, di cui faceva riferimento prima Donatella Capaldi. Ora provo a far vedere qualche esempio, insomma, che mi è capitato di notare in rete, ma non soltanto, anche se alcuni di questi esempi sono già stati fatti, altri ne sono stati fatti. Mi ricordo quelli di Manolo all'inizio, di Manolo Farci, ma anche il video di Emiliano Chirchiano sui meme, insomma, che in qualche maniera dà già una esemplificazione di questa molteplicità mediale e di una, se vogliamo, lettura transmediale di essa. Allora, il primo esempio, e qui vado a condividere lo schermo un attimo soltanto. Dunque, vediamo dov'è lo schermo, che eccola qui, che avevo scelto. Allora, il primo esempio è appunto questa, se vogliamo, tendenza della televisione a
riprendere esplicitamente l'impatto visivo del gioco da tavola, no? Da gioco da tavola diciamo su stile bellico, insomma, tanti programmi di approfondimento, a parte Vespa, che evidentemente ha una passione ossessiva verso plastici e cartine, ma insomma sono molti i programmi di approfondimento televisivo che usano la mappa alla Risico, diciamo così, per spiegare cosa sta accadendo e quindi per raccontarci la guerra. Poi c'è un altro format televisivo che è molto interessante, questo l'ha citato prima anche Manolo, appunto il presidente dell'Ucraina che scende in strada, cioè, se vogliamo, su un possibile campo di battaglia e si rivolge direttamente al pubblico come se fosse, appunto, se vogliamo, una sorta di TikToker o di diretta Instagram, insomma, è la cosa, se vogliamo, ancora più interessante, più che questo video, è l'altro video, almeno un altro video, che ci fa vedere appunto una sorta di backstage di Zelensky, che prima osserva il bombardamento o i rumori, insomma, della guerra dalla finestra, poi piano piano si riprende mentre cammina con il proprio cellulare e si siede poi, diciamo, nella sua scrivania, quindi in una veste un po' più istituzionale, quindi è come se facesse uno switch di medium e quindi poi utilizzasse la televisione per rivolgersi alla nazione, per rivolgersi anche ad altri, ad un altro pubblico. C'è poi il format, ecco, in questo caso il format che sempre lo stesso Zelensky ha utilizzato durante i suoi collegamenti nei vari parlamenti, prima americano, poi tedesco, anche quello italiano, insomma, quindi appunto c'è un articolo qui di approfondimento in cui viene messo in evidenza come ci sia un adeguamento del messaggio, della retorica comunicativa del discorso di Zelensky verso la nazione a cui si sta rivolgendo, quindi verso un immaginario a cui si sta rivolgendo. Anche qui c'è un utilizzo esplicito, molto chiaramente, diciamo, intenzionale da questo punto di vista. Poi, vabbè, insomma, abbiamo citato più volte Telegram come sistema di... Alessio, scusa, il tempo è scaduto. Ok, allora finisco dicendo che semplicemente tante piattaforme interconnesse, rimediate per una singola esperienza che appunto potremmo definire un po' come un modello portmanteau degli universi trasmediali. Grazie dell'attenzione. Grazie Alessio, scusami per essere troppo draconiano. Allora, Antonio Raffaele. Sì. Eccoci. Buongiorno a tutti, Antonio Raffaele, SEAC Université Paris Descartes, la mia parola chiave è umanità. Le mie sono al momento delle considerazioni e molto spesso delle questioni un po' sparse per salti concettuali. Umanità, dunque, è ancora attuale questa parola di fronte alle immagini di guerra? È un sentimento, stando al celebre studio di Susan Sontag sulle immagini di guerra in Jugoslavia, un sentimento misto di compassione e pietà che, per quanto coinvolgente, ripete e soggiace tuttavia alle dinamiche delle sorprese o degli shock, simulando un'immaginaria partecipazione al dolore degli altri. È un sentimento dunque che, al contrario, determina, pur nelle buone intenzioni, distanza o ipocrisia. E non è su questo sentimento profondamente ambiguo che si giustificano, da un lato, i vari sillogismi che invadono la nostra opinione, così come le gerarchie tra aggressori e aggrediti. Queste retoriche sono ancora efficaci oppure sono, come sostiene Sontag, una falsa coscienza, ovvero uno schermo che impedisce la conquista del potere come insuperabile violenza che l'opinione europea, intrisa di umanità, non può compiere. Un sentimento, dunque, una postura resistente nonostante gli eventi. Sontag accenna, nel suo itinerario, alle prime costruzioni narrative e riflessive di questo termine, di questo sentimento, in due autori diversamente collocati alle origini del pensiero moderno, Shakespeare e Vico. Riguardo a Shakespeare si fa riferimento all'epilogo della tragedia Giulio Cesare, nel quale Antonio, di fronte al cadavere di Bruto, pronuncia queste celebri parole: questo fu un vero uomo, attribuendogli una serie di considerazioni iniziali sulla sua nobiltà.
Nell'interpretare questa frase di Antonio, sono portato a pensare dalle riletture della tragedia che Shakespeare derida Bruto in realtà, nella convinzione che la sua nobiltà non solo si macchi dei medesimi orrori, ma che, camuffando la necessità del dominio e della violenza come unico meccanismo da cui partire, il negativo per negoziare il negativo, per usare delle formulazioni, diciamo, della filosofia degli anni 60, ma che questa stessa atto di camuffare la violenza come punto di partenza porti anche a perdere le guerre. In un assioma posto ad apertura della scienza nuova, quasi all'apertura, Vico fa derivare la coscienza o la sensazione dell'umanità dall'istituzione dei sepolcri, posti in mezzo alle selve, simbolo della natura prima efferina e dunque ad esse complementari. Vico lascia volutamente aperta un'interpretazione ambivalente del termine umanità, coscienza di un negativo, umanità come coscienza di un negativo ineliminabile e che ha dunque qualche speranza di mediazione, intesa come forza e necessità, esibizione di forza e necessità, oppure umanità come falsa coscienza che acceca e diviene la nobiltà che Shakespeare stesso deride con le parole di Antonio. L'umanità dunque, e qui concludo, può essere un anelito intriso di dolore oppure può essere un elemento falso e accecante che porta a rimuovere le selve. In queste due linee, in questa polarità, si gioca una considerazione dell'umanità, la prima dunque come coscienza del negativo e la seconda come falsa coscienza. Qui mi fermo. Grazie Antonio, grazie mille per il tuo intervento e per essere stato soprattutto nei tempi, dato che stiamo sforando di qualche minuto. Grazie. Allora, ci sarebbe dovuto essere Vincenzo Susca, solamente che è per avuto un impegno all'ultimo momento e quindi non potrà essere. No, guarda che Vincenzo è per esempio. Ah, ci sei Vincenzo, scusami, ti ho visto adesso. No, scusami. Ti cercavo per cognome e non per nome, dato che c'è scritto Vincenzo Guest, non sapevo quale guest forse. È stato un disperato tentativo. Sono riuscito. No, era in locandina, nessun disperato tentativo. Ecco. No, sono riuscito. 5 minuti. Sì, grazie. Sono riuscito a liberarmi per stare con voi. Ringrazio te e le colleghe e i colleghi per gli stimoli e gli interventi davvero, davvero fecondi. Tanti anni fa a Via Salaria discutevamo del rapporto tra politica e spettacolo e politicizzazione dello spettacolo e credo che Zelensky abbia portato a termine questo processo. Ovvero lo spettacolo non è più una cassa di risonanza della politica, ma diviene politica. Zelensky in questo senso è l'ultima espressione di un lungo processo di cui senza ombra di dubbio Berlusconi, Trump e Schwarzenegger sono stati dei pionieri. Tuttavia c'è qualcosa di molto differente rispetto alle sue tattiche e strategie comunicative. È un presidente totale che riesce a destreggiarsi tra diversi media, dalla televisione alla stampa, passando per le reti sociali. Non dimentichiamo la sua origine comunicativa, la serie televisiva Il servitore del popolo, in cui interpreta il ruolo di un professore di storia di cui la vocazione finale sarà quella di salvare il paese dalla corruzione e diventerà presidente. Non si sarebbe mai aspettato un finale del genere, ovvero di diventare un presidente e un presidente in guerra. Un presidente in guerra che è allo stesso tempo nascosto, protetto da attentati continui, ma iperpresente nella vita di tutti i giorni, nelle stories, nei messaggi, nei nostri parlamenti, riuscendo a districarsi tra un linguaggio istituzionale quale quello che manifesta nei parlamenti alle stories. Tengo a sottolineare anche il ruolo specifico della moglie e quindi un'unione mediologicamente fondamentale tra appunto l'industria culturale classica, le serie televisive, nella loro visione straordinaria, e le reti sociali invece nel loro aspetto più seducente, più diffuso, più ubiquo. Zelensky è
il presidente di tutti, è un presidente in guerra ed è un presidente che invita, come ai tempi della pace romana, tutta la cittadinanza a schierarsi e a lottare. Per la prima volta nella storia tutta la cittadinanza è trasformata in guerriera, è nel fronte, persino quanti sono fisicamente lontani, ovvero tramite le stories, tramite TikTok, tramite Telegram, Instagram, eccetera, eccetera, siamo tutti in qualche modo convocati in questa guerra. E probabilmente l'aspetto schizofrenico della situazione, per quanto riguarda chi non è in Ucraina in questo momento, è proprio quella di essere continuamente in guerra pur rimanendo a casa. Il che è sempre esistito, ma non è mai stato così diffuso e così continuo. Zelensky testimonia quindi, dopo Orson Welles e dopo Guy Debord, a che punto siamo governati dal fake e a che punto non è più una questione di differenza tra fake e realtà, ma tra chi nell'utilizzare il fake riesce a toccare l'emozione pubblica. Non siamo più al cospetto di un'opinione pubblica, ma di un'emozione pubblica. La guerra comunicativa è vinta da chi fa commuovere il pubblico. In questo senso la finzione di Zelensky è più efficace della finzione di Putin, proprio nella misura in cui riesce a coinvolgere, a convogliare la commozione pubblica. Siamo di fronte quindi alla trasformazione in politica dello spettacolo, tanto che se avete visto recentemente il messaggio persino di Schwarzenegger a Putin, Schwarzenegger si spoglia degli abiti di star cinematografica per diventare un politico, anche un politico serio, grave, che mostra quindi quanto lo spettacolo non è più quello scintillante dell'era d'oro dell'industria culturale, ma è uno spettacolo della catastrofe grave. Penso che tutto è iniziato dal punto di vista mediologico quando Zelensky, di fronte alle proposte americane, francesi, inglesi, tedesche di essere liberato e di essere portato all'estero per governare la situazione, ha risposto cinematograficamente: non ho bisogno di un taxi, ho bisogno di munizioni. In questo senso è stato in grado di iniziare un'epopea, quella che Barthes potrebbe chiamare mitologia. Non dimentichiamoci che quando Barthes parlava di mitologia diceva che il mito vive sempre a spese della storia. Per concludere, in questa guerra comunicativa, che a differenza di quello che pensava McLuhan non è più solo guerra dei media ma è anche guerra dei corpi, quindi una guerra totale, abbiamo la sensazione generalizzata che vince e che sta vincendo chi è in grado di sollevare, di sollecitare la commozione collettiva, e che questa commozione collettiva fa tutt'uno anche con un senso generalizzato di catastrofe, ricordando il legame indissolubile che Bataille ricordava tra erotismo e morte, dove erotismo significa empatia, stare vicino all'altro, e morte significa invece questo senso di catastrofe generalizzato. Grazie. Grazie Vincenzo, siamo arrivati alla fine del nostro dizionario e a questo punto lascerei la parola per una riflessione di conclusione ad Alberto Abruzzese. Chi non lo conoscesse, male ne ricolga. Alberto Abruzzese, diciamo così, è il nostro mentore, è stato il nostro professore, oltre ad essere una delle figure di spicco più importanti della cultura sociologica italiana per quanto riguarda i media, alcune volte detto mediologo, altre volte detto mass mediologo, comunque è un raffinato conoscitore dei mezzi di comunicazione di massa attraverso i quali ha analizzato ormai da molto tempo e quindi ha solcato delle strade assolutamente innovative e interessanti che noi tutti stiamo seguendo e stiamo battendo, a cui a me fa enorme piacere lasciargli la parola. Grazie Alberto. Il microfono, Alberto. È uscito. Un intervento brevissimo. Sì, diciamo è uscito. Più nei tempi. Giovanni, dici le cose tu per favore, diciamo così, accommiato.
Ma intanto è un'esperienza che mi sembra interessante da rilanciare, da riproporre, insomma, la verificheremo nel corso dei prossimi giorni con i nostri studenti. Mi sembra che siamo di fronte ad un gruppo docenti estremamente interessante. Io approfitto per ricordare anche la storia del lavoro fatto con tanti colleghi in questo gruppo. Voglio ricordare che un po' di anni fa, forse più di 20 anni fa, anzi sicuramente più di 20 anni fa, costruimmo un libro intitolato Dall'argilla alle reti, dove Stefano Cristante era il regista, Alberto Abruzzese e Alessandro Dall'Ago erano i curatori, e questo mi dà occasione anche per ricordare in questo momento un sociologo che è stato è punto di riferimento per molti di noi, lo è stato sicuramente in alcuni momenti della nostra storia formativa e appunto ci ha lasciato. E mi sembrava importante che in questo contesto ricordassimo Alessandro Dall'Ago e anche il lavoro condiviso. Il libro si intitolava Dall'argilla alle reti e metteva in gioco appunto le nostre competenze, i nostri saperi personali intorno ad un percorso di costruzione, intorno alla mediologia che all'epoca insomma si andava più o meno definendo. Quindi mi sembra che questo discorso e questa esperienza formativa meriti un rilancio dopo un confronto con i nostri studenti per capire come queste occasioni costruite in 2 anni pandemia, anche qui qualcuno di voi lo diceva, possano essere poi tappeto per lavorare insieme sia in termini ecco, di docenza e di interazione tra colleghi, ma anche ancora di più con il coinvolgimento di una piattaforma di studenti che può essere larga, inclusiva, può vedere protagonisti in qualche modo i nostri interlocutori. L'altra cosa che mi sembrerebbe immediatamente da sottolineare è che rispetto alle voci insomma, che ognuno di noi ha scelto ne mancano tantissime, potremmo anche qui, partiamo da un'esperienza ma si aprono una serie di opportunità. La prima opportunità è quella di pensare immediatamente ad un elenco inclusivo di altre voci, un dizionario mediologico sulla guerra in Ucraina più completo e che vede altri colleghi da poter inserire ed integrare in questo percorso, immediatamente la possibilità di ragionare anche a mente ferma e con più tranquillità, la possibilità anche di un testo che possa raccogliere le esperienze in maniera ovviamente elaborata e più approfondita delle nostre voci che sono state anche, e qui veramente tutti quanti hanno fatto uno sforzo di sintesi straordinario, ottimo ed efficace rispetto a un modello che appunto ha visto ognuno di noi testarsi. Io sono stato forse quello più debole nel format, ma insomma il format può funzionare, anche questo format può essere un modo per verificarci. E chiaramente dal punto di vista della redazione e della possibilità di dare anche un nostro contributo rispetto a una situazione complessa, faticosa, che ci vede ecco, partecipi in maniera intensa tutti quanti, potrebbe trovare uno sviluppo editoriale in tempi abbastanza stretti, magari pensato e riflettuto un po' insieme a voi. Ecco, questi mi sembrano alcuni elementi. Scusa Giovanni, ho in linea telefonica Alberto che vorrebbe dire qualcosa. Prego Alberto. Allora, scusate, ma la mia battaglia con le tecnologie è praticamente vana. Ho cercato di seguirvi, ogni tanto ho ascoltato qualche intervento, poi speravo finalmente di aver raggiunto la sede, invece mi sono riperduto, quindi insomma vabbè, è un saluto. Il mio è un saluto, del resto mi sarebbe stato, per quello che ho capito dagli interventi ascoltati, mi sarebbe stato ben difficile fare una conclusione e una sintesi. Posso soltanto dire che ho trovato molto, insomma, molto interessante l'operazione, probabilmente un'operazione da ripetere, non so se questa operazione ha magari anche senso ad avere spunti editoriali, direi che però sono l'ultima
in persona poterlo dire questo, però in effetti invece il parlare diretto, diciamo, e quindi convocarsi su determinati problemi con una loro rilevanza e urgenza, convocarsi per discuterne mi sembra un'ottima idea. Personalmente devo dire, per quello che ho ascoltato, quindi non so bene, no, cioè, dai, per il resto mi pare che non poteva essere altrimenti, cioè ciascuno ha portato le sue competenze, il suo punto di vista, ha notato di questa situazione gli elementi originali. Come osservatore, diciamo, ecco, di queste settimane di discussione a tutti i livelli sulla guerra, ne ho tratto una conclusione, cioè che non c'è metodo, non c'è scienza, non c'è riflessione, non c'è oggettività che si salvi rispetto a una sorta di spirale assolutamente inarrestabile, in cui in qualche maniera il mondo continua ad andare avanti senza che vi sia la possibilità di intervenire minimamente alla sua vocazione distruttiva. Ecco, questo è quello che ho sentito, è quello che più mi ha colpito, questo, cioè tutti hanno ragione, tutti hanno torto, possiamo interpretare tutto con i nostri linguaggi ideologici, ma insomma che nodo è il fondo più angosciante, di fatto in qualche modo non riusciamo ad articolarlo, lo analizziamo, ma insomma siamo veramente... Non riusciamo a staccarci dal tempo in cui stiamo vivendo, e non staccandosi dal tempo in cui stiamo vivendo, in qualche modo ce ne distraiamo. No? Vabbè, comunque, bene, grazie, sono stato molto felice di ascoltare quel poco che ho ascoltato, vi ascolterò tutti e magari scriverò qualcosa, diciamo, in commento. Arrivederci a tutti. Grazie Alberto. A presto. Ok. Grazie Alberto, grazie a tutti. Io credo che non ci sia nulla da aggiungere alle parole di Alberto, se non ringraziarlo per il suo lavoro fecondo, insomma, ringraziare ancora Giovanni Ragone che ha aperto. Davide, bisogna rilanciare, insomma, le parole di Alberto ci invitano a riprovarci. Davide? Questa volta è uscito lui. Caduto. E allora attorno usciamo tutti. Vediamo un attimo almeno di avere, quando saranno ripristinati i contatti con Davide, di avere contezza di quando sarà disponibile un prodotto di sintesi da poter far girare, no? E da poter far vedere agli studenti o ad altre persone, e poi magari dalla riunione che abbiamo recentemente, che ha recentemente convocato Giovanni con alcuni di noi, decideremo come fare per rilanciare la cosa, no? È partito, sì, sono d'accordo, è il nostro seminario. Vabbè, grazie, direi di dire grazie a Davide a nome di tutti, no? Sì, grazie. Grazie, complimenti. Bellissima idea. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie Davide. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. A presto. Eccolo Davide. Allora è ricaduto, non ti si sentiva. Ho dovuto cambiare aula perché c'era un collega che doveva prendere il mio posto in quell'aula. Ah, che sfiga. Stavano aspettando per i saluti, comunque hanno chiuso. Ha chiuso Giovanni.
Ah, perfetto, d'accordo. Allora, grazie, grazie a tutti i partecipanti. Grazie a te. Senti, dicevo con Manolo, ma prossima volta non un incontro, ne facciamo tre, 10-15 minuti a te. Quando volete, ragazzi, quando volete, io sono a disposizione. Va bene. Ciao, Davide, grazie a tutti, grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Grazie, un saluto da parte mia. Ciao. Arrivederci.